Buongiorno a tutti, bentrovati. La problematica delle dirette è anche questo. Credo che ci siano tutti i relatori connessi. Oggi siamo in una giornata, 13 dicembre 2021, per parlare di agricoltura, agricoltura del futuro. La scelta è quella di parlare di innovazione, sceglie di scendere in campo. In un campo agricolo per una tematica innovativa, quindi entrano in campo i droni, innovazione, ricerca e sicurezza al servizio dell'agricoltura e delle foreste credo che si stiano collegando i vari relatori. Magari vuoi aspettare un attimo, Corrado? No, prosegui pure, scusate, avevo lasciato acceso il microfono, scusate. E quindi vedo i vari relatori iniziano a connettersi. E ben trovati tutti. Iniziamo i lavori con la parte degli interventi istituzionali. E abbiamo scelto di approfondire questa tematica di innovazione, ricerca e sviluppo, sicurezza al servizio dell'agricoltura e delle foreste con l'utilizzo dei droni e quindi della tecnologia. Il webinar si svolge nell'ambito delle attività divulgative del progetto AgriDigit, che è un progetto di CREA delle tecnologie digitali integrate per il rafforzamento della sostenibilità della produzione e delle trasformazioni e agroalimentari, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ringraziamo tra l'altro i referenti ministeriali collegati. Iniziamo il nostro webinar, che sarà una tavola rotonda di confronto. Porto i saluti del direttore Paolo Menesatti, che in questo momento è in un'altra riunione istituzionale e che forse ci raggiungerà più tardi. Guarda, vi ho raggiunto in realtà. Sono Ah, fantastico, eccoci. riuscito ad arrivare proprio in zona Cesarini, come si dice. Allora passo la parola al direttore Grazie. Paolo Menesatti per l'introduzione dei saluti istituzionali. Grazie. Veramente rapidissimo. Aspettate un secondo solo. Eccoci qui. E un attimo solo, arrivo. No, io ringrazio veramente per l'organizzazione e per la tematica di estremo interesse. Ero impegnato in un altro convegno proprio sull'innovazione che appunto diciamo faceva l'innovazione vista dal punto di vista della stampa, per cui era un incontro organizzato dal nostro ufficio stampa con i giornalisti. E in effetti hanno fatto molte domande appunto su quello che intendiamo come agricoltura di precisione, come agromeccanica precisione e soprattutto come sistemi, in questo caso di proximal o remote sensing. Nello specifico attira moltissimo ovviamente la questione sui droni e sulla mappatura, diciamo, con questi device. Questo tipo di sensoristica e di applicazione è ben, diciamo, prevista all'interno del progetto AgriDigit, che è un progetto, diciamo, finanziato dal Ministero dell'Agricoltura. Ed ha come coordinatore il dottor Marcello Donatelli. Il progetto AgriDigit è un progetto, chiamiamolo strategico, previsto in sottoprogetti, piuttosto molto grande, di valenza generale come agricoltura digitale e viene poi declinato in 5 sottoprogetti, che sono appunto il sottoprogetto che coordino io, Agrofiliere. Un sottoprogetto di modellistica previsionale, uno sulla zootecnia di precisione, uno sulla viticoltura di precisione e quello sulla selvicoltura di precisione. Questo evento molto interessante, effettivamente si pone a callo dei due sottoprogetti, agrofiliere e selvicoltura di precisione.
senza rubare ulteriori spazio, ecco, il sottoprogetto di cui io mi occupo, che è Agrofiliere, è quello, ve lo metto qui come layout generale, A4VB, che si occupa, anzi, tre aree, diciamo, che si occupa delle tecnologie digitali, soprattutto nel campo agromeccanico. La valenza sulle produzioni e la valenza di queste tecnologie sulle trasformazioni. Nell'ambito delle tecnologie abbiamo uno studio, un work package che approfondisce gli studi sui sistemi sensoristici e digitali per l'agricoltura di precisione, lo smart farming, tra cui anche ovviamente l'applicazione di droni e dei sistemi di imaging ad essi utilizzati. Poi sistemi meccatronici e digitali per l'ADP, cioè tutta la parte di meccatronica, di meccanica e di macchine che lavorano in campo e che utilizzano le mappe di prescrizione, oppure diciamo, le altre informazioni che possono derivare dai droni o da altri sistemi. E poi le applicazioni in campo di alcune filiere, agrofiliere di qualità, parliamo di cereali, parliamo di ortofrutticoltura, di ortaggi di quarta gamma e in ultimo addirittura le trasformazioni per quanto riguarda più il discorso, secondo me, del quarta gamma e della tracciabilità e anche c'è una parte sulla tracciabilità dell'arancia rossa. Per quanto riguarda il sottoprogetto selvicoltura di precisione, credo che qualcuno più a conoscenza di me di questo sottoprogetto darà un minimo cenno. E dunque non mi resta che lasciarvi e ringraziarvi per l'opportunità. Mi scuso per essere arrivato proprio al momento, diciamo proprio all'inizio, insomma, senza grande preparazione o preavviso, e auguro a tutti buon lavoro. Grazie, grazie direttore, grazie dell'introduzione. Gli impegni istituzionali, tra l'altro, di questi giorni siamo tutti in un momento di fermento, ma grazie di essere arrivato in tempo, tra l'altro, per i suoi saluti e anche per aver aperto questa tavola rotonda. Oggi la giornata voluta e organizzata da CREA. È anche un momento di riflessione, un punto di partenza per creare e generare un confronto continuo e costante su quella che, come proprio anticipava il direttore Menesatti, è innovazione, ricerca e sviluppo e anche legata al progetto di AgriDigit. Oggi si parla di agricoltura di precisione e saranno ospiti autorevoli relatori sia istituzionali sia nel settore tecnico-professionale e della ricerca, proprio per unire questi mondi in un linguaggio comune. Il mio compito sarà quello di coordinare e moderare insieme a Corrado Costa, che ringrazio per l'organizzazione, ma soprattutto per la passione e l'impegno che mette per voler portare all'esterno del CREA quello che è veramente il lavoro quotidiano dei ricercatori, della ricerca e di tutto quello che può essere sviluppo, ma anche sicurezza al servizio dell'agricoltura e delle foreste. Quindi personalmente, a nome di tutti i relatori invitati, ringrazio Paolo come direttore e Corrado Costa proprio perché trasferite a tutti noi questa passione per un settore che sarà, e ci auguriamo poi anche con la presenza di referenti istituzionali, possa diventare il riscatto della nostra Italia. E proseguiamo il programma e quindi questa tavola rotonda dove avremo anche dei saluti ministeriali che arriveranno durante il percorso del nostro webinar e proseguirei passando la parola a Riccardo Pase, presidente della Sesta Commissione Permanente Assistenza e Protezione Civile della Regione Lombardia, che dovrebbe essere collegato. Sì, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate. Buongiorno, sì, buongiorno, ben trovato. Bentrovato. Intanto, grazie per l'invito. È un webinar a cui partecipo molto volentieri, anche perché è molto interessante. Quindi, per prima cosa, porto i saluti di Regione Lombardia, dei vari assessorati e del Presidente.
Ed è curioso perché in Regione Lombardia, quando si parla di droni, io personalmente sono stato relatore di diversi provvedimenti, anche approvati in Consiglio regionale o che non in commissione, in cui i droni vengono utilizzati soprattutto per funzioni di controllo, diciamo, di repressione di reati. Sono stati utilizzati, addirittura ARPA Lombardia ha creato un dipartimento proprio che segue i droni, attraverso i droni fa un sistema di controllo. Quindi la tecnologia dei droni per noi è conosciutissima in Regione Lombardia, la usiamo da diverso tempo, è fondamentale rispetto a quelli che sono poi gli incendi, la parte di protezione civile, ma anche la parte dei controlli speditivi che abbiamo portato avanti con un apposito atto di consiglio regionale, proprio perché riteniamo che la tecnologia che magari è iniziata qualche anno fa come gioco per i ragazzi e quindi veniva visto più come un gioco il drone che non una macchina potente a disposizione delle istituzioni, quindi la Regione Lombardia ha colto questa opportunità e l'ha portato avanti. E vedere che in questo webinar si porta avanti l'utilizzo dei droni per un'agricoltura di precisione, per me è molto molto interessante. Veramente interessante anche perché la Regione Lombardia, ricordiamo, è la regione agricola più agricola d'Italia. Anche la provincia di Milano, in cui io abito, è una regione, è una provincia agricola. Alcuni di Milano produce riso, produce agricoltura, quindi magari sembrerebbe strano dire che Milano è un paese agricolo, ma in realtà è così dove io vivo. E quindi l'attenzione sull'agricoltura per noi diventa importante, anche perché non dimentichiamoci che l'agricoltura ha una funzione, oltre che produrre alimenti naturalmente, produrre alimenti di qualità in Lombardia, ma in questo paese sicuramente lo facciamo con tanta passione e tanta capacità, anche una funzione di stoccaggio della CO2. Quindi la capacità di avere un'agricoltura performante che produca, diventa strategico anche nell'aspetto di cambiamenti climatici. Entro un po' nel merito del webinar, perché l'utilizzo dei droni in agricoltura sicuramente ha delle potenzialità veramente importanti, una potenzialità che non solo è data dal fatto di poter vedere, ma oggi la tecnologia dei droni permette di avere, poi probabilmente entreranno i tecnici nel merito e sono curioso di ascoltare, attraverso sensori che possono essere installati, riescono a verificare l'umidità, la temperatura, la situazione critiche e potenzialità dell'agricoltura, un controllo puntuale del territorio. Se pensiamo che in Regione Lombardia vengono finanziate attrezzature GPS, per esempio, per riuscire alla distribuzione del digestato o comunque dei reflui in maniera puntuale, per la seminazione in maniera puntuale, attraverso il GPS, avere un drone che possa fare dei controlli, possa essere di supporto, diventa sicuramente interessante. Per quello che sono curioso di capire nel dettaglio questo progetto AgriDigit, perché è veramente importante. Poi io non mi voglio dilungare, visto che comunque il mio è un intervento di saluto. Io quello che posso dire è che sicuramente l'agricoltura di oggi non è l'agricoltura di 100 anni fa, è cambiata profondamente e gli agricoltori ormai sono dei tecnici specializzati. Io ho avuto modo di girare tantissime aziende e che diventano veramente delle risorse. Consideriamo che le aziende producono, ad esempio, i biogas e sono carbon negative, quindi le aziende agricole che tanto vengono denigrate da alcuni come potenzialmente anche delle situazioni critiche dal punto di vista ambientale, in realtà sono una grandissima risorsa dal punto di vista ambientale. E gli agricoltori ormai sono dei tecnici specializzati, come dicevo prima, capaci di produrre dei beni con tecnologie odierne e in grado di unire quello che è l'amore per la terra, ma anche la sostenibilità, e sia la sostenibilità di carattere ambientale, ma anche la sostenibilità di carattere tecnico. Quindi un grosso in bocca al lupo per questo webinar e ascolterò con molta attenzione. Grazie a tutti. Grazie, grazie della presenza e grazie anche del supporto che Regione Lombardia ci dà per i vari progetti, lo dico anche da Lombarda, quindi onorata della presenza e ringrazio anche per i saluti del Presidente e di tutti voi che siete sempre davvero disponibili a collaborare in progetti di innovazione e ricerca, ma anche di sviluppo e di formazione per il territorio e non è mai assolutamente scontato questo. Quindi grazie, grazie davvero e proseguiamo la tavola rotonda passando la parola al Presidente Mario Braga, presidente del Collegio dei Periti Agrari Laureati, Ministero di Giustizia, che ringrazio per la sua presenza e a cui passo la parola. Grazie. Grazie a voi. Buongiorno
Grazie agli organizzatori e un saluto particolare al Presidente Pase, perché avere il Presidente di una commissione come la Commissione Ambiente e Protezione Civile della Regione Lombardia, questa locomotiva italica, credo che intanto faccia capire come le nuove politiche della ripartenza ripartono e possono riprendere dai territori. Lombardia ha sempre dimostrato di essere la numero uno, ma perché vi è una storia, vi è un radicamento, soprattutto nel settore agroalimentare, che la resa straordinaria, il 40% della produzione zootecnica lattiero-casearia è lombarda. Abbiamo percentuali di produzione vitivinicola che sono eccellenze in assoluto riconosciute a livello mondiale. Vi è una delle protezioni civili che al di là di quello che è avvenuto con la pandemia, di questa forma ormai di politica distratta e disattenta rispetto al lavoro paziente, faticoso e appassionato che hanno messo in campo un po' tutte le organizzazioni, di Regione Lombardia compresa, ha dimostrato e sta dimostrando come le grandi emergenze si affrontano e si affrontano insieme quando c'è una buona politica e quando c'è una società che insieme alla politica sa cooperare. Perché ho fatto questa premessa? Perché io da presidente di un ordine professionale, quello dei periti agrari laureati, intravedo un rischio che rispetto a una serie di parole che stanno diventando un po' una sorta di slogan, poi possano in qualche misura sfumare o non, come dire, valorizzare al massimo le risorse che un po' tutti stiamo mettendo a disposizione dall'Europa a questo paese, le regioni e con l'impegno tra l'altro degli enti locali. Termini come la sostenibilità, come la resilienza, la ripartenza, l'ha detto il Presidente Pase prima. In realtà hanno bisogno di un qualcosa di particolare, di una relazione, di una connessione tra i soggetti, tra gli elementi che caratterizzano le dinamiche sociali, economico-produttive di questo paese. Ecco, questo è un incontro, dottoressa Mazza e dottor Costa, che come dire, è propedeutico a comprendere come deve essere un modello. Io ho letto attentamente chi erano gli invitati e chi sono gli invitati. Diciamo che il punto centrale della giornata, io mi scuso perché non potrò seguirla perché siamo in un periodo convulso di impegni, come ha detto la dottoressa Mazza, sono i tecnici, cioè sono coloro che creano, creano università ed altri hanno studiato e studiano elementi applicativi sia in termini di ricerca che di sperimentazione, che di applicazione di questi strumenti e di questi modelli. Ma in realtà oggi qui c'è un tavolo che è un po' più articolato, perché ho visto la rappresentanza di imprese, mi perdoni Presidente Pasi, ho visto la istituzione regionale, le rappresentanze delle imprese, i professionisti come noi, ma ho visto anche l'Avvocato Caliendo che rappresenta Eurispes. Quindi un ente di ricerca politica e sociale di questo paese, perché capire le dinamiche, i fenomeni e saperne rilevare gli aspetti che li caratterizzano non diventa un elemento marginale. E quindi vi è questa connessione, che è una connessione straordinaria, perché è da qui che si riparte, da questa rete, che poi dentro il quadro dell'applicazione corretta e coerente, concreta, rispetto alle dinamiche che sono faticose, Presidente Pase, sono faticose, quelle da coinvolgere le nostre imprese agricole, che vivono sempre processi un poco più lenti. Devo dire che la Lombardia, come dire, questi fenomeni vive un po' più accelerati. Ma laddove noi abbiamo una PAC che applichiamo 4 anni dopo, rispetto a tutti gli altri paesi di media, a tutti gli altri paesi d'Europa, e che ci permettono purtroppo e ci pongono in una condizione di rincorsa permanente anche rispetto all'applicazione di questi modelli, di questa nuova tecnologia.
Ecco, questa volta questo fenomeno sembra essere invece un poco anticipato, un po' perché la PAC ha avuto un rinvio e un po' perché nel PNRR, ma rispetto a tutte le altre risorse, in modo particolare la Regione Lombardia, che dovrebbe essere probabilmente emulata anche da altre regioni di questo paese, in un contesto, tra l'altro, come diceva il Presidente Fontana più volte, di stretta relazione col governo, ha messo in piedi delle politiche, delle dinamiche che già mettono in condizione i territori di applicare quelle politiche e di utilizzare quelle risorse. E oggi parlare di uno degli elementi più alti della evoluzione e dell'innovazione tecnologica vi fa, non dico onore, credo che vi faccia quasi esploratori di un modello di innovazione. E il fatto che la dottoressa Marta sia anche vicepresidente del Parlamento del Mediterraneo non è cosa di poco conto, perché è uno sguardo che va oltre anche il nostro territorio, perché le pandemie tendono a fanno ancora il rischio di rinchiudersi dentro invece un'economia che non può più essere chiusa, ma deve avere uno sguardo anche, quello sguardo, richiamando Giulio Andreotti, non è uno sguardo che va in termini remoti a qualche via che potrebbe essere richiamata dalla seta, ma rispetto a quel Mediterraneo che ha creato un influsso e una relazione stretta storica. E noi probabilmente dobbiamo tornare lì per ricominciare poi a diventare interlocutori di un mondo, io penso più africano che non di altri continenti, che permetta a questo paese di dimostrare quell'altezza che ha, quella straordinaria patrimonio che ha, che ci inorgoglisce. E quindi anche oggi, rispetto a tutto ciò che verrà presentato, questo progetto straordinario che CREA ha in atto ci permetterà di evolvere. Mi permetto un ultimo inciso, so che sono un po' lungo, ma ci tengo. Presidente Pase, prestate un poco di attenzione di più, perché quella è una priorità, alla evoluzione e alla riforma del sistema scolastico tecnico agricolo. Noi in Lombardia e in Italia abbiamo il più grande patrimonio mondiale di scuole agrarie. Le uniche scuole che hanno i laboratori a cielo aperto, le aziende, quindi strutture di sperimentazione applicata, che si è raccordata alla ricerca, in Lombardia abbiamo una ERSA che credo andrebbe ulteriormente valorizzata, dopo un periodo che forse non ha avuto quell'attenzione dei tempi della sua fondazione, perché è da lì che poi raccordato a questi studi, a questi enti che rappresentano il fulcro nazionale, come CREA, si crea una osmosi, una relazione permanente che può creare davvero e provocare e promuovere un processo di accelerazione dell'innovazione e dello sviluppo. E per questo io vi ringrazio, perché come professionisti per integrare su 4 milioni in questo paese, di iscritti ne abbiamo 14.000, ma non sono i numeri che fanno, perché poi la stretta relazione che esiste tra titolo di studio, esperienza di vita, esperienza professionale diventa tutt'uno. Ecco, io credo che ci sta davanti un tempo straordinario. E voi oggi state dimostrando che quel tempo sapete viverlo da protagonisti. Grazie davvero, grazie di cuore per quello che state facendo. Grazie Presidente, grazie del suo messaggio anche per alzare lo sguardo per il prossimo futuro. E come segretario generale del Parlamento del Mediterraneo, ma anche come referente della cooperazione e sviluppo del settore agricoltura, oggi sono collegati anche dei referenti ministeriali dall'Africa, dove insieme ai colleghi, comunque definisco colleghi nel mondo della progettazione e della cooperazione, progetti che in questo momento sono nella Repubblica del Togo, in Madagascar, in Senegal, e che hanno scelto di essere presenti al nostro webinar, dove abbiamo portato quella che è l'agrotech, e quindi l'idea di avere la figura dell'agrobusiness esportata dall'Italia,
da questa eccellenza di competenza che raccoglie anche la presenza di ognuno di voi, dall'altra parte del mondo è sempre una soddisfazione, un'emozione. Quindi grazie, grazie di essere presenti, ma grazie anche di esserci nel proseguo, in questo percorso che faremo insieme, cavalcando quest'onda che stamattina il Presidente del Consiglio ha definito un'onda da cavalcare per l'Italia, per competenze, per alta formazione, ma soprattutto per una collaborazione continua. E proseguiamo il nostro webinar, quindi grazie Presidente Braga, sono certa che poi ripasseremo la parola e faremo comunque delle conclusioni insieme all'avvocato Caliendo, membro del direttivo dell'Eurispes, Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali, che ringrazio e che saluto di essere qui, nonostante le significative presenze istituzionali di ognuno di voi, grazie davvero di averci onorato della presenza. A lei la parola, grazie avvocato di essere presente. Non sentiamo l'audio. E i tecnici, se mi possono fare. Sì, eccoci. Perfetto. Io volevo ringraziare la professoressa Laura Mazza e Crea per l'invito che ci è stato rivolto, invito a cui non potevamo rispondere in maniera negativa. Abbiamo seguito dall'inizio il progetto, un progetto importante, come diceva il presidente Braga, importante per tante ragioni. Il primo, per il settore che va a toccare, l'agricoltura. Il settore primario è il futuro. È il futuro di questo paese e in questo momento particolare, come diceva il presidente Braga, stiamo vivendo la fase, diciamo, più importante di un passaggio epocale, un passaggio che potremmo dire come quello dalla luna ai droni. La luna perché il mondo dell'agricoltura storicamente nelle tradizioni contadine è sempre stato governato dai cicli lunari. Oggi invece viviamo un passaggio, diciamo, epocale e tecnologico fondamentale, un passaggio quello verso l'agricoltura di precisione necessario perché siamo 8 miliardi di individui. Nel 1972 il Club di Roma, parlando del pericolo dello sviluppo economico, prevedeva in questo periodo, negli anni 20 e 30 del XXI secolo, un mondo sul rischio del collasso per la fame. Ciò non è avvenuto perché l'agricoltura è stata capace di cogliere le sfide dell'innovazione e fare in modo che l'innovazione tecnologica al servizio dell'agricoltura possa aiutare a trattare meglio il nostro pianeta, la Terra, per i cambiamenti climatici e non solo, ma soprattutto possa essere importante per tutta una serie di ragioni, sia dal punto di vista dell'impatto, come diciamo, ambientale, ma anche dal punto di vista dell'impatto sociale. Per 10.000 anni, come dicevamo, la produzione agricola è rimasta ferma. Poi abbiamo avuto questo cambiamento importante. Importante perché? Perché io non sono un tecnico e chi mi succederà negli interventi lo spiegherà certamente meglio. Però è stato calcolato che con l'utilizzo dell'agricoltura di precisione, con i droni, con la subirrigazione, c'è la possibilità di risparmiare il 30% dell'acqua, l'oro, il petrolio del futuro. Immaginiamo che dietro una singola mela che noi acquistiamo al supermercato ci sono 70 litri d'acqua che vengono impiegati, dietro un uovo 135 litri d'acqua, addirittura dietro un hamburger 2400 litri d'acqua. La possibilità che la tecnologia possa ridurre il consumo dell'acqua è fondamentale, come anche la possibilità che i droni sono uno strumento, come diceva prima il presidente della Commissione Ambiente della Regione Lombardia, l'utilizzo che noi conosciamo come quasi tutte le tecnologie viene dal mondo militare e nel mondo militare è quello dell'osservazione, del controllo del territorio e anche nell'agricoltura svolgono lo stesso compito, il controllo del terreno, immaginiamo che in 15 minuti, sono dati medi che vengono dal rapporto di Pricewaterhouse sull'impiego dell'agricoltura 4.0, un drone possa coprire 70 ettari di terreno, quindi analizzare 70 ettari di terreno, e la resa del terreno molte volte cambia anche nella piccola scala. I droni sono capaci di rilevare piccoli tasselli a 5x5, registrare i big data, elaborarli con
l'intelligenza artificiale e fare in modo che anche l'uso dei fitofarmaci, quindi l'utilizzo di nel mondo dell'agricoltura dei fitofarmaci, possa essere controllato e diminuito, utilizzato solo laddove necessario. Quindi tutte queste innovazioni fondamentali nel mondo dell'agricoltura non potevano non diciamo essere prese in considerazione dall'Istituto. Ne abbiamo già parlato in un'altra conferenza che abbiamo avuto. L'Istituto ha istituito al riguardo un osservatorio sull'agricoltura 4.0 con il supporto di Confindustria. Un supporto fondamentale, importante anche perché l'agricoltura riceve oggi anche dal punto di vista economico. Non ci dimentichiamo che la maggior parte dei fondi europei sono destinati all'agricoltura e, come diceva il presidente Braga prima, noi non sempre siamo bravi a saperli sfruttare, saperli spendere in maniera diciamo giusta e positiva per il territorio. Invece nel caso di specie dell'agricoltura 4.0 l'Italia rappresenta un'innovazione. Abbiamo ancora delle carenze dal punto di vista legislativo della regolamentazione, soprattutto nel settore dei droni. Oggi c'è un gran legiferare da parte delle regioni, ma manca dal punto di vista nazionale una normativa quadro che possa, diciamo, dal punto di vista non solo del settore agricolo, regolamentare un settore sempre più forte. Quindi ben vengono progetti che, come questo promosso dal CREA, progetti seri, progetti che vanno sostenuti, e l'Eurispes è al fianco di CREA e di questi progetti. Grazie mille. Grazie Avvocato Caliendo, grazie per la presenza autorevole del vostro istituto e del lavoro che fate quotidianamente come analisi e ricerca nell'ambito anche, come anticipava, agricolo. E tra l'altro la proposta di oggi di CREA è proprio quella di, intorno a una tavola rotonda, oggi virtuale, ci auguriamo dopo questa fase pandemica che possa diventare anche in presenza, l'idea di questo interscambio di conoscenza e di competenza per partire, come aveva ha richiesto poc'anzi il presidente Braga, anche dagli istituti, dalla parte formativa, ma per arrivare insieme a raggiungere quelli che poi sono gli obiettivi delle Nazioni Unite, gli obiettivi ONU dell'agricoltura sostenibile, e quindi la parte digitale, innovazione, ricerca e sviluppo verso un futuro sostenibile. Infatti si collegherà, adesso c'è qualche relatore che ha problemi tecnologici oggi di collegamento con le varie piattaforme, ma più tardi si collegherà il presidente del Planet Life Economy Foundation proprio per proseguire sul discorso fatto da parte dell'avvocato Caliendo come Eurispes, perché la sostenibilità è diventata per tutti noi un obbligo dove ognuno come persona, ma anche in questo caso ognuno di voi come rappresentante di un'istituzione, dobbiamo fare i conti, nessuno può più esimersi, e quindi gli obiettivi delle Nazioni Unite, gli obiettivi ONU sono e classificati come 17 obiettivi e 169 sottobiettivi, saranno per noi insieme, quindi da parte di CREA e da parte di tutti noi, diciamo, il traguardo da raggiungere insieme. E quindi grazie davvero della presenza, e passo la parola, proseguiamo la nostra tavola rotonda con il referente che ha scelto insieme al direttore questo momento di confronto, che è il dottor Costa Corrado, che ringrazio davvero per il suo impegno, costanza e passione nel suo ambito. Corrado Costa è un ricercatore di primo livello, ha scelto donare la sua conoscenza al mondo CREA con amore e passione, e con un team che tra l'altro è dietro a questa organizzazione, che ringrazio ad uno personalmente, e che ha scelto di dedicare la sua vita veramente a quella che è la parte ingegneristica di ricerca della trasformazione nel mondo agroalimentare, in particolar modo utilizzando tutta quella che è la tecnologia. Quindi Corrado, a lei la parola, e grazie davvero di aver creduto in noi. Grazie Laura. Allora, non so se vedete la presentazione. Sì, penso di sì. Ok. Allora, oggi pomeriggio introduciamo quelli che sono gli interventi tecnici con una presentazione su ciò che stiamo facendo
per il progetto AgriDigit, in particolare in questo caso Agrofiliere, sui droni leggeri. Diciamo che i droni leggeri sono strumenti semplici che però vedremo che possono risolvere dei problemi anche complessi. Abbiamo scelto di parlare dei droni leggeri proprio perché possono essere degli strumenti che sono anche all'altezza del trasferimento per gli agricoltori. Come breve introduzione, già il direttore Paolo Menesatti lo ha fatto, queste attività si contestualizzano all'interno del progetto AgriDigit. In particolare il progetto AgriDigit è suddiviso in 6 sottoprogetti, 2 dei quali sono oggetto di questa forma di divulgazione appunto attraverso questo webinar. Io e il mio collega Federico Pallottino parleremo delle attività all'interno del sottoprogetto Agrofiliere, quindi parleremo di sistemi evoluti per la gestione agronomica ed agroambientale tramite droni volanti ma anche droni terrestri, che sarà l'oggetto della prossima presentazione, e sistemi e applicazioni per lo smart farming. Questo è una piccola parte del progetto che è veramente molto grande. Il collega Nicola Puletti del CREA Foresta Legno ci parlerà invece di applicazioni nel settore forestale. Perché i droni leggeri? Allora, i droni leggeri fondamentalmente sono droni che hanno un peso inferiore ai 250-300 grammi, hanno fondamentalmente un sensore a bordo, di solito una camera RGB anche ad alta risoluzione, hanno la possibilità di pianificare i voli e soprattutto hanno un basso costo. Il loro utilizzo, pilotaggio e logistica è molto semplice e dove possibile, quindi nel settore agricolo, è possibile volare anche senza l'utilizzo della licenza, dove ci sono degli scenari idonei. Dai droni leggeri è possibile ottenere dei dati fondamentalmente semplici, come sono quelli delle immagini, come anche noi abbiamo sui nostri cellulari, però attraverso la fotogrammetria è possibile ottenere delle informazioni complesse e degli algoritmi anche complessi. Viceversa, i droni pesanti hanno un peso maggiore di 250-300 grammi, quindi hanno uno o più sensori a bordo, sono macchine molto complesse, di costo elevato sia come drone, ma anche e direi soprattutto i sensori che montano a bordo. Chiaramente anche lì è possibile pianificare i droni, ma il loro utilizzo e pilotaggio è più complesso sicuramente e anche le pratiche per i voli lo sono. Chiaramente anche i dati che si ottengono sono complessi e necessitano di specializzazioni avanzate per essere ben interpretati. Diciamo che quindi i droni leggeri fondamentalmente ci restituiscono delle immagini RGB come quelle dei nostri cellulari, il cui però contenuto può essere può essere utilizzato per ottenere delle informazioni complesse. All'interno del progetto AgriDigit lo scopo è quello proprio di trasferire queste potenzialità agli agricoltori, quindi utilizzando droni leggeri che sono di semplice utilizzo, utilizzando algoritmi complessi che non spetta all'agricoltore utilizzare, ma semplicemente lui è colui che li utilizza e quindi che ne ottiene e ne sfrutta i risultati. Tutto questo nell'ottica della sostenibilità. Il tempo è breve, quindi farò una carrellata di qualche esempio che abbiamo sviluppato. Ad esempio abbiamo utilizzato dei droni leggeri per ricostruire quella che si chiama la zollatura, ossia quanto una macchina è in grado di affinare il terreno. Queste operazioni si fanno di solito con dei complessi profilometri laser che sono complessi ma anche molto macchinosi nella loro gestione, lenti nel loro utilizzo e possono campionare un campo solo su pochi punti, mentre un volo di un drone leggero consente di ottenere risultati assolutamente assimilabili ma su una superficie molto maggiore, con dei costi chiaramente molto minori, ottenendo delle performance analoghe.
È anche importante, abbiamo applicato l'utilizzo di droni leggeri per il phenotyping, per esempio abbiamo questo qui, vedete un'ortofoto ricostruita di cultivar di frumento duro in campo, queste, ognuno di questi rettangolini è una parcella di una cultivar diversa, quindi siamo riusciti a ottenere delle informazioni legate alla maturazione ma anche all'altezza delle colture, quindi le informazioni utili per il phenotyping, quindi la fenotipizzazione in campo, che è un qualcosa di veramente challenging anche a livello internazionale. Abbiamo lavorato con i droni leggeri in serra, sono chiaramente ben utilizzabili e possiamo ottenere anche dei risultati, per esempio per stimare il grado di infestazione da malerbe. Qui vedete colture di lattuga rossa baby leaf mediante l'utilizzo di droni leggeri. Un altro interessante e ultimissimo, questo lavoro è stato pubblicato da credo neanche un mese, la stima delle produzioni di olive, quindi di olio, per singola pianta a partire dalla mappa aziendale. Questa mappa è stata ricostruita da un drone leggero. Abbiamo stimato con una buona performance, diciamo non elevatissima, comunque buona, siamo intorno al 70%, la produzione di olio da un volo fatto a maggio, quindi diversi mesi prima. Queste sono solo alcune delle applicazioni possibili, ma chiaramente ci stiamo lavorando, insomma il progetto serve anche a quello. Grazie a tutti per l'attenzione e ridò la parola a Laura. Grazie dottor Costa, per la presentazione, che è stata veramente interessante, e tra l'altro noi tutti oggi siamo in questo momento di dissemination di un progetto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria, quindi il cappello di questa giornata è proprio quello di diffondere queste informazioni, quindi la dissemination e la progettazione è proprio definita un momento di confronto ma anche un momento di condivisione e di comunicazione, quindi da parte di ognuno di voi c'è anche ognuno è una parte cioè un tassello di un puzzle che stiamo completando insieme per questo progetto. E complimenti, nel senso che tra l'altro la parte legata ai droni leggeri è una tematica che è molto sentita in questo momento e su cui probabilmente poi insieme anche agli altri referenti istituzionali faremo dei collegamenti. E siamo in una giornata dedicata, come dicevo, a quella che è innovazione, quella che è ricerca, sviluppo d'eccellenza da parte del Consiglio per la ricerca agricola, sicurezza al servizio dell'agricoltura e delle foreste, ma proprio per questo discorso abbiamo scelto di invitare, e ringrazio tra l'altro tra noi, tra i vari relatori autorevoli, il presidente Cafasso per la tematica lavoro, per la tematica imprese, perché noi oggi stiamo parlando dell'agricoltura del futuro, ma l'agricoltura del futuro non può essere neanche diciamo menzionata se non si parla di impresa. E quindi passo la parola al presidente Cafasso, che ci ha raggiunto e che ringrazio della sua sempre disponibilità. Quale potrebbe essere per lei il pensiero di questa agricoltura del futuro, di questo AgriTech, no? Siamo in un progetto ministeriale dell'AgriDigit. Che cosa pensano le imprese e voi consulenti del lavoro di questo? Innanzitutto buonasera Presidente, buonasera a tutti. Le imprese pensano che l'innovazione è certamente il futuro, basta vedere quanto sia stato rilevante l'iniziativa del cosiddetto credito d'imposta formazione 4.0. Certo, in questo senso, come dire, ci sono stati a volte dei momenti particolari dove si è visto un utilizzo di questo credito d'imposta anche in maniera abbastanza distorta, ma in senso generale io ritengo che nell'ambito della ricerca e dell'innovazione è certamente una cosa importante. Le imprese cosa pensano? Le imprese in questo momento hanno sempre più voglia di ridurre e di abbattere i costi
i costi aziendali e quindi di fondamentalmente di anche di ridurre quello che è l'impatto della manodopera. Io invece ritengo che l'innovazione in questo momento debba significare un processo di fondamentale riqualificazione del personale, perché ecco, si parlava prima e ascoltavo l'intervento di chi mi ha preceduto dei cosiddetti droni, dell'utilizzo di questa tecnologia. Bene, questa tecnologia noi abbiamo tra i nostri associati delle imprese molto molto importanti che operano nell'ambito della sorveglianza antincendio, che oggi utilizzano i droni in maniera molto significativa e molto importante. È però evidente, e ripeto e lo ribadisco da consulente del lavoro, da giuslavorista, da presidente di un'associazione datoriale, noi non possiamo dimenticare che evidentemente la forza lavoro deve essere in qualche maniera non penalizzata da questo sviluppo e quindi ci vogliono politiche attive tese inevitabilmente a riqualificare questo personale attraverso dei percorsi di formazione che possano, ecco, consentire il coevo utilizzo sia delle tecnologie digitali quanto della forza lavoro, che diventa inevitabilmente fondamentale. L'agricoltura del futuro sarà certamente un'agricoltura che noi vedremo con l'utilizzo sempre più, diciamo, sparato tra virgolette di macchine e di macchinari che ci portano a quelli che sono dei percorsi di sviluppo, ma è altresì evidente che la forza lavoro sarà sempre quella che poi alla fine dovrà condurre, dovrà gestire e dovrà organizzare questi percorsi anche connessi alla formazione. Io ritengo che fondamentalmente le imprese oggi non possano prescindere dall'utilizzo e dal pensiero di una innovazione digitale importante, non possono assolutamente distaccarsi dall'idea che l'innovazione passa soprattutto dalla necessità di utilizzare sempre tecnologie innovative, non possono prescindere però dal pensare che attraverso la formazione, quindi coevamente un credito d'imposta anche legato, ecco, alla formazione e quindi alla ricerca e allo sviluppo, che andrebbero di pari passo, non possono prescindere da una gestione di politiche attive del lavoro che, consentitemi, oggi vedo assolutamente quasi del tutto inesistenti, e questo mi mortifica molto, soprattutto quando poi penso che questo processo è un processo legato a tutto quello di cui si parla oggi, che è quello, il cosiddetto reddito di cittadinanza. Torniamo sempre inevitabilmente a parlare di queste cose, che sono cose che sembrano trite e ritrite, ma purtroppo, come dire, se non si gestisce la formazione in un'ottica di sviluppo e quindi di possibilità anche di riqualificare tante risorse abituate a lavorare in un certo modo, è chiaro e naturale che noi tra 15 anni avremo una forza lavoro che lavorativamente, sotto l'aspetto della condizione, sarà vecchia, ma sarà vecchia non soltanto di età, sarà vecchia perché non sarà stata in grado di modificare il proprio modo di lavorare, facendo difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro e facendo difficoltà ad inserirsi in contesti che certamente tra 10 anni, tra 15 anni saranno fortemente innovativi e che innoveranno inevitabilmente poi anche il modus di lavorare da parte di tanti lavoratori, non solo nell'ambiente, diciamo, nella parte agricola, ma ad ogni livello, dove oggi la tecnologia digitale, come dire, probabilmente un giorno ante pandemia questo convegno lo avremmo fatto di presenza, oggi lo facciamo attraverso Zoom, che chiaramente abbiamo scoperto fondamentalmente durante la pandemia, è stata una scoperta importante, abbiamo scoperto che ci possiamo anche non spostare. Ecco, chi però non è in grado o non è stato in grado di riqualificarsi e quindi di ipotizzare l'utilizzo di questi strumenti in maniera assolutamente normale e naturale, è evidente che oggi e sempre più avanti si andrà, avrà sempre maggiore difficoltà. Le imprese devono comprendere che la formazione non deve essere la classica barzelletta italiana, la formazione deve essere una cosa seria, deve essere rispettosa delle regole, ma soprattutto deve essere rispettata quale utilizzo fondamentale di un percorso che va verso l'innovazione, il futuro e quindi la digitalizzazione di tante aziende, di tante imprese, di tante attività che sono a questo tipo di condizione collegate.
Grazie, io su questo innanzitutto concordo pienamente alla ricollocazione, no, del personale necessario attraverso la formazione continua e vorrei farle una domanda, visto che abbiamo l'onore di avere qui comunque la rappresentanza di quello che è il mondo del lavoro, della consulenza del lavoro, perché il suo ruolo, Presidente, è quello di essere tra le imprese, tra le istituzioni, le norme e quindi tutto quello che è il cambiamento ci si rivolge, ci si aspetta che il consulente del lavoro possa dare la risposta migliore all'impresa. Quindi questo momento, oggi è una giornata dedicata all'innovazione, alla ricerca e sviluppo, come diceva il credito d'imposta, ma la domanda è, secondo lei i nostri imprenditori oggi sono in grado di abbracciare questa digitalizzazione o la vivono come un timore nella speranza che accada dell'altro per esimersi di doversi, diciamo, evolvere in questo nuovo mondo? Guardi, io farei un distinguo tra le varie fasce di età. Oggi, secondo me, il futuro delle imprese è puntare molto sui giovani. I giovani che ascoltavo una trasmissione qualche sera fa, dove veniva chiarito che il giovane fino a 27 anni è una spugna ed è evidentemente colui il quale può recepire una serie di messaggi importanti. Oggi le imprese sono preoccupate soprattutto perché non trovano personale adeguato. Il personale adeguato però fondamentalmente te lo devi anche formare. Sono preoccupate perché non vogliono investire nei giovani, sono preoccupate perché vedono che tra i giovani esiste un profilo di fidelizzazione inferiore rispetto, diciamo, ad una fascia di età un po' più avanzata, quale può essere la mia, abituata a fidelizzare sempre e dopo un certo lasso di tempo. Ma diventa inevitabile che alla fine, se si considera che il change manager e l'HR devono essere giovani e fondamentalmente skillati verso un processo di importante innovazione, anche gli imprenditori più restii, quelli più paurosi, tra virgolette, che non amano o comunque che hanno paura del cambiamento, dovranno inevitabilmente mettersi in testa che la logica del mercato è una logica che diversamente li espelle o si autoespellono da soli da un processo che inevitabilmente è cominciato e che andrà sempre più avanti, sempre e sempre più avanti con un percorso di sviluppo e anche di tecnologia anche nelle aziende più piccole. Purtroppo ne faranno le spese, io ritengo, tante attività di natura manuale, quali certamente l'artigianato, che se non verrà effettivamente rimpinguato attraverso una politica di protezione di queste figure, purtroppo diventerà un ambito molto molto ristretto dove potranno resistere solamente quelli che hanno le spalle forti e avranno difficoltà ad essere in grado poi di ricollocare la loro attività in un contesto che poi di fatto possa tenere economicamente rispetto ad un processo evolutivo e diciamo di natura industriale che chiaramente può determinare il valore del costo, il valore del prezzo e quindi calmierarlo verso il basso e non certamente verso l'alto. È una questione di cultura, l'Italia è bene avviata, bisogna lavorare molto, ripeto, sulla formazione, la gente deve comprendere che la formazione non è solamente possibilità di acquisire soldi dallo Stato, la formazione è qualcosa di serio che va gestito secondo una logica che è legata all'impresa stessa. Mai pensare di fare un corso di inglese se fondamentalmente l'inglese in quell'azienda non occorre. Mai pensare di fare un corso per la gestione dell'Excel quando l'Excel è già conosciuto da parte di quei lavoratori. Fare corsi che siano innovativi e che possano consentire effettivamente ai lavoratori di trarne un beneficio, perché il beneficio dei lavoratori diventa poi di pari passo il beneficio per le aziende. Grazie, grazie delle sue riflessioni e grazie del suo tempo. E, diciamo, a nome di CREA e anche come vicepresidente di Federformazione sposiamo a pieno quello che sono le sue parole, anche perché
E il suo intervento era da una parte desiderato e dall'altra anche un po' temuto, perché oggi ci sono diversi ricercatori di vari ambiti, autorevoli ricercatori, che si scontrano tutti i giorni con quella che è la loro attività di studio, di ricerca, ma anche di ambito di sviluppo come brevetti, che poi vanno nel mondo industriale. Quindi l'idea di avere un consulente del lavoro e in questo momento di dissemination per loro è anche un momento prossimo di un confronto. La inviteremo e mi permetto, a nome comunque sia di Federformazione ma anche di CREA, che è l'organizzatore di questo evento finanziato dal Ministero, di invitarla tra i laboratori di questi ricercatori proprio per iniziare un dialogo comune e continuo, perché la vera innovazione parte, come diceva, proprio anche dal cambio di mentalità. Quindi questa formazione, dove mi permetto, prima di passare la parola agli altri relatori, che tra l'altro alcuni li vedo anche emozionati in questo momento di confronto, che la vera innovazione, il vero cambiamento per i nostri, il Consiglio della Ricerca Agricola, comunque per un CREA, ma per tutti gli ambiti dove noi che ci occupiamo di portare nel mondo l'eccellenza italiana, abbiano loro l'opportunità di confrontarsi continuamente, non solo sporadicamente con degli eventi, a quello che è il mondo industriale, il mondo dell'impresa, il mondo della consulenza, perché alcuni di loro oggi ricercatori, direttori, studiosi di una parte di trasformazione agroalimentare sono gli attori, senza saperlo, di quello che è il nuovo futuro. Quindi l'utilizzo del drone oggi, parlare di ambiente, di sostenibilità, ma loro stessi hanno la necessità di avere da parte sua, Presidente Cafasso, un affiancamento e supporto continuo, perché sono lontani da quelle che sono le norme e apparentemente le imprese. In realtà sono il cuore di quello che è il grande cambiamento come innovazione e come ricerca. Quindi il nostro compito sarà proprio quello di, nonostante con la loro mente hanno scelto di creare questa trasformazione agroalimentare, non sanno di essere gli attori principali, e il nostro compito è quello di fargli da allenatore fuori campo di questo, perché all'estero, lei sa, visto che si occupa di progetti e di consulenza anche internazionale, che è normale che un consulente del lavoro e che dei referenti della formazione dal punto di vista economico siano all'interno di questi consigli di ricerca, e quindi il fatto che da parte nostra in Italia questo non ci sia potrebbe, visto che c'è la presenza di diverse istituzioni, essere anche una proposta di collaborazione interprofessionale. Quindi grazie davvero. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie Presidente, arrivederci. Arrivederci. Proseguiamo la nostra tavola rotonda parlando di droni terrestri, quelle che sono le potenzialità e l'utilizzo, e passo la parola a Federico Pallottino, che in questo, che tra l'altro ringrazio per la pazienza, visto che nelle giornate di webinar in diretta e live è normale comunque dei cambi di programma, e quindi so che quando sta per toccare ad ognuno di noi c'è un momento di emozione. Quindi grazie innanzitutto anche a lei e al dottor Costa per quello che è l'impegno costante, che anche se non siete quotidianamente sullo schermo, tutti noi cerchiamo di portare come volano sul territorio, e so che il suo lavoro, Federico, è un lavoro di precisione, ma di attenzione e di studio. Quindi complimenti e le passo la parola. Grazie alla professoressa Mazza dell'introduzione. Allora, un secondo che vi condivido la presentazione. Vedete tutti? Riuscite a vedere? Riuscite a vedere? Riuscite a vedere tutti? Ok. Ok, perfetto. Allora, noi spesso parliamo di, cioè quando pensiamo ai droni pensiamo a mezzi aerei, ma in realtà i droni includono anche i droni appunto terrestri, i cosiddetti UGV, gli Unmanned Ground Vehicle. Che cosa sono? Sono esattamente come i loro fratelli volanti, sono dei carrier, quindi sono delle macchine che possono percorrere delle traiettorie anche in modo preimpostato, imbarcando dei sensori o degli attuatori, cioè una serie di tecnologie che gli permettono di effettuare delle azioni. Ne esistono una varietà
pazzesca che lì possono diciamo operare in ambienti diversi e possono essere classificati diciamo in base a dimensione, prezzo, tipologia di coltura sulla quale vanno a lavorare. Quindi abbiamo una carrellata, quindi parliamo da macchine che lavorano per la raccolta della frutta, applicazione di sistemi per la rimozione delle infestanti e eccetera eccetera, e con prezzi assolutamente molto molto variabili. Questi mezzi sono abbastanza nuovi e hanno un diverso livello di implementazione. Normalmente ci troviamo diciamo in un periodo in cui alcuni sono stati prototipati, abbiamo tanti diciamo prototipi semi commerciali in fase di testing avanzato e alcuni prodotti con una vendita diciamo molto molto limitata. All'interno del progetto AgriDigit noi abbiamo diciamo un'azione che riguarda appunto lo sviluppo di uno di questi rover terrestri per specificamente disegnato per le colture in campo, ma anche per delle applicazioni di piano campo. Questo è un CAD del prototipo che stiamo sviluppando, che ha un design molto flessibile, che gli permette di imbarcare sensori diversi, essere diciamo montato con carreggiate di diverse dimensioni e quindi con la flessibilità in mente. Questa progettazione include anche la realizzazione di un sistema, quindi tutta la parte di acquisizione dati, training dei modelli, sviluppo dei modelli per appunto l'applicazione poi di un'azione mediante l'uso degli output e dei segnali che sono stati elaborati. Questa slide ve la faccio vedere perché appunto questa cosa, questo sistema come avviene, come in tutti i sistemi di agricoltura di precisione, cioè l'acquisizione di un dato, l'elaborazione e poi l'attuazione oppure un feedback, e quindi c'è diciamo un percorso analogo con un miglioramento e una variazione di quello che abbiamo fatto. Ma questa cosa si fa sulla base dei training, e quindi noi abbiamo iniziato a inoculare alcune piante, in questo caso rucolo e lattughino, per estrarre le informazioni che ci servono da utilizzare in un secondo momento. A parte quell'attività, noi abbiamo fatto, stiamo portando avanti anche una serie di attività di ricerca e sviluppo che sono di supporto alla robotica di campo, e in questo caso vi ho fatto un paio di esempi. Qui c'è lo sviluppo di degli algoritmi che riguardano la calibrazione dei segnali, perché chi è del mestiere sa che i dati non vengono utilizzati mai tal quali, ma devono essere calibrati, mediati, sono molto variabili in funzione delle condizioni ambientali in cui ci troviamo. Quindi questo qui vuole essere un sistema di aiuto per stabilizzare il dato e quindi rendere più semplice la vita degli operatori e di chi integra questi sistemi, mentre questo è un'altra esperienza fatta con altri colleghi all'interno del progetto Rovitis in collaborazione con AgriDigit, dove in termografia siamo andati a valutare la qualità di spraying di un rover terrestre per l'atomizzazione in vigneto di prodotti, facendo un confronto e analisi d'immagine su cartine idrosensibili. Questo non è propriamente diciamo un unmanned ground vehicle, ma è interessante da citare ed è un'applicazione di phenotyping, cioè abbiamo costruito un piccolo prototipo per imbarcare sensori che andranno, come ha accennato Costa, il mio collega, a caratterizzare delle parcelle e quindi essere di supporto a genetisti per andare a fare screening di nuovi ibridi con caratteristiche desiderabili.
Vi faccio solamente un piccolissimo inciso su alcune considerazioni che volevo portare alla luce e che io mi chiedo e principalmente riguardano l'obsolescenza di questi sistemi, la sicurezza, sebbene nel testo unico della sicurezza esistano dei riferimenti e c'è qualcosa, diciamo che ancora bisogna esplicitare con un pochino più di dettaglio come utilizzare questi mezzi, quali sono gli ostacoli normativi, in base a quali dimensioni e pesi stiamo parlando, eccetera, eccetera, normative, e soprattutto come è successo per l'agricoltura e sta succedendo per l'agricoltura di precisione, servono degli studi comparativi che mettano alla luce quali sono i vantaggi economici, produttivi ed ambientali, perché questo sicuramente è una spinta all'adozione di questi sistemi in modo pratico. Grazie. Grazie, grazie davvero della sua presentazione, perché ascoltandovi sembra di entrare in un'altra dimensione e quindi è sempre interessante anche conoscere la parte, diciamo, tecnologica di quello che, di cui vi occupate. E proseguiamo la nostra tavola rotonda e passando la parola alla tematica è sempre droni e droni per applicazione di viticoltura di precisione. Quindi una tematica anche dal punto di vista, visto che sono un economista, molto importante per il settore, tra l'altro, della viticoltura, che rappresenta anche la nostra Italia. E passo la parola al dottor Salvatore Filippo Di Gennaro, Istituto per la Bioeconomia. Devi attivare il microfono. Ok. Mi sentite adesso? Sì, sì. Buonasera. Sì. Ah, ok. Ora non più, devi attivarlo. Deve attivare il microfono, disattivare il mute. Ok. Mi sentite adesso? Sì, sì. Buonasera. Oh, scusatemi la problematica. Allora, vi ringrazio il CREA per l'invito a presentare alcune delle attività del Consiglio Nazionale del Ricerca Istituto per la Bioeconomia in ambito di viticoltura e precisione con l'utilizzo dei droni, e cercherò di fare un quadro più rapido possibile per cercare di stare nei tempi. La variabilità in vigneto può essere molto molto spinta, a distanza di pochi metri si possono riconoscere delle dimensioni di crescita dell'attività vegetativa molto, molto diversa. Per comprendere e quindi indagare questa variabilità, i droni sono la soluzione ottimale, in quanto grazie alla risoluzione spinta che possono fornire ci permettono di avere delle informazioni molto importanti in vigneto. Il sensore più diffuso è la camera multispettrale, sono sensori a basso costo, si possono trovare anche soluzioni integrate di drone con sensore, sono sensori passivi che leggono la risposta spettrale, la risposta della vegetazione alla radiazione diretta del sole. Ci danno un'informazione sullo stato della pianta e anche informazioni su alcuni dei componenti che possono essere presenti all'interno della foglia. È una tecnica molto diffusa, ben consolidata, molte aziende di servizio ormai propongono mappe di vigore, che non sono altro che mappe basate su indici vegetazionali calcolati appunto con la misura della risposta della radiazione. Il processo permette di unire insieme delle immagini multispettrali in dei mosaici che possono essere filtrati per rimuovere il suolo e si ottengono poi delle mappe di vigore che vengono sono abbastanza conosciute, queste mappe divise in classi che separano appunto comportamenti diversi delle piante. Poi abbiamo il monitoraggio termico, sempre in vigneto, si misura la temperatura delle foglie che subisce un incremento a seguito di condizioni di stress che costringono la chiusura della parte stomatica della foglia e si interrompe il raffreddamento evapotraspirativo e quindi si scalda la foglia.
sono sensori ormai abbastanza diffusi, non come le camere multispettrali, però forniscono un dato importante sullo stato di carenze idriche e sempre anche su attività vegetativa delle piante. I sensori RGB, come ha già citato Costa, Corrado Costa, sono sono di recente inserimento nell'attività di agricoltura e precisione, nonostante sia un sensore molto semplice, ma grazie alla miniaturizzazione, al basso costo e allo sviluppo di software di elaborazione e ricostruzione 3D dell'immagine, stanno trovando un'ampia diffusione. Quindi sensori semplici permettono di fare una ricostruzione 3D e dare informazioni sullo spessore e sull'altezza dei filari. Questa è un'informazione molto utile non solo per stimare la chioma, ma anche per esempio fare un monitoraggio delle fallanze, oppure attraverso la ricostruzione della nuvola di punti tramite processo fotogrammetrico si può proprio ricostruire il volume della chioma, quindi fare un'indicazione, può essere un utile supporto per la gestione della chioma e i trattamenti. Per quanto riguarda altre linee che sono un po' più di ricerca e applicative, troviamo soluzioni LIDAR che permettono appunto di ricostruire in alto dettaglio in maniera molto rapida la chioma e anche la densità della chioma stessa, le camere perspettrali che forniscono informazione a un dettaglio elevatissimo sulla risposta spettrale con informazioni che possono essere utilizzate sia per il riconoscimento valetale che l'individuazione di stress biotici e abiotici, ma un campo in pieno studio, ecco, ancora una scommessa, diciamo, c'è molto lavoro da fare. E poi ci sono le soluzioni sprayer che vengono, ormai se ne parla moltissimo, purtroppo ancora non si possono utilizzare, sono attualmente vietati, rientrano nell'irrorazione aerea, possono essere utilizzati in deroga a seguito di grave emergenza, ma il PAN in prossima uscita prevederà di autorizzare la sperimentazione e quindi ci permetterà anche a noi ricercatori di poter approfondire per bene questo argomento estremamente interessante. Ultima slide, presento una recente attività, un PSR Regione Toscana, dove ugualmente sensori RGB sono stati utilizzati per un piccolo ma semplice utile task. Quindi le potenzialità di questi strumenti, sensori a basso costo, droni ugualmente a basso costo di facile accessibilità, che possano permettere di fare uno scouting in vigneto, avvicinarsi molto al filare e acquisire immagini in alto dettaglio e con algoritmi di segmentazione e analisi dell'immagine sostanzialmente permettono di dare informazioni sulla stima produttiva e anche sul grado di invaiatura dei grappoli. Grazie per la vostra attenzione, spero di aver sintetizzato al massimo quello che possono essere l'utilizzo dei droni in viticoltura di precisione. Grazie. Microfono, Laura, microfono. Ok. Mi sentite? Sì. Grazie al Consiglio Nazionale delle Ricerche e all'Istituto per la Bioeconomia, tra l'altro il CNR proprio anche insieme in collaborazione con il CREA si occupa proprio di questa parte di applicazioni dei droni. È stato molto chiaro e davvero grazie per la sua disponibilità e per la presenza, anche perché come anticipavo all'inizio come moderatore di questa tavola rotonda, di questo webinar organizzato da CREA, ci sono persone al di là degli autorevoli relatori, di tutti voi che siete esperti del settore, oggi sono collegate le istituzioni e di diverse regioni italiane, ringrazio il presidente della sesta commissione della regione Lombardia che segue con attenzione il webinar, ringrazio la regione Sardegna, la regione Lazio, la regione Campania e tutti i referenti istituzionali anche internazionali
che hanno scelto di, con interesse di partecipare, alcuni hanno deciso di rimanere in silenzio, quindi non faranno degli interventi tecnici o di saluto, però volevo precisare questo a voi che siete gli attori di questa giornata, che in questo momento di confronto ci sono comunque coloro che poi decidono come deve essere utilizzato il drone anche dal punto di vista normativo e dal punto di vista istituzionale. E l'idea che oggi da parte del CNR e del CREA ci sia una spiegazione, se anche accessibile a chi non è dedicato tutti i giorni alla parte tecnologica, è fondamentale per unire, diventare un trade union tra mondi differenti, perché l'utilizzo dei droni operativi diventerà sempre di più, non solo il nostro futuro, ma è già il nostro presente. E quindi è necessario che tutti voi facciate anche lo sforzo, come si diceva poc'anzi, di alzare lo sguardo nei confronti dell'interdisciplina, quindi iniziare a lavorare non solo nel vostro ambito, ma sapendo che accanto avete un istituto di studi politici economici che analizza quello che voi fate, e dall'altra parte avete un ministero con un collegio di periti agrari, di agronomi e di geometri e di altri che utilizzano come categoria il drone e che hanno la necessità, altri invece esperti che nel proseguire la nostra tavola rotonda ascolteremo, che diventano poi invece coloro che applicano nelle imprese quello che per voi oggi è quotidianamente, diciamo, la rappresentanza di una vita di studio e di ricerca. Quindi il vero cambiamento dell'Italia, della nostra Italia, è quello di unire nel quotidiano l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, la sicurezza e anche, come abbiamo detto dall'inizio, quella che è la sostenibilità. Quindi ragionare con una modalità sferocentrica e non più settoriale. E per voi che siete nel mondo della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, siete già con una mentalità internazionale, ma magari poco abituati dalla nostra Italia a dialogare con le istituzioni. Quindi a tutto oggi esiste un ministero per la ricerca, esistono comunque delle commissioni regionali, ministeriali, ed europei, a cui dovete e vi porteremo, affiancheremo, affacciare per iniziare a dialogare e sentire anche la vostra voce. Nonostante oggi questo momento di dissemination per noi, nel mio caso sono una prof, sono un economista, è normale, è quotidiano parlare e dialogare con anche mondi differenti, e invece mi piace anche sottolineare l'emozione di questi ricercatori, di questi autorevoli relatori che non sono abituati al confronto, ma non perché non ne abbiano la volontà, ma perché spesso non si ha neanche magari l'occasione o il tempo. E quindi mi piace riferire in particolar modo al dottor Costa, al direttore, a tutti voi che avete organizzato, che possa essere davvero un inizio di cambiamento e di innovazione anche il fatto che iniziate ad organizzare questi open day, no, di conoscenza, perché i referenti istituzionali devono essere invitati, devono venire a vedere quello che voi fate e a toccare con mano. Questo è necessario e fondamentale per andare a mettere quel trade union, diciamo quell'anello mancante, diventare il trade union, ma quell'anello mancante che serve alla nostra Italia per poter iniziare a lavorare non più a due ma a sei mani. Proseguiamo la nostra tavola rotonda, dove appunto è anche un confronto ma un momento di informazione e di dissemination, definita così anche dal nostro Ministero e dalla nostra Commissione Europea. Proseguiamo con i nostri relatori legati sempre al mondo droni, quindi ai droni nel comparto agroforestale. Applicazioni, evidenze e criticità. Professoressa Mazza, passiamo alla presentazione successiva, perché il dottor Antonio Di Pasquale non si è ancora riuscito a collegare, quindi passiamo alla presentazione del dottor Puletti. Ecco, allora passo la parola al dottor Puletti, quindi la parte CREA, Centro di Ricerca Foreste e Legno, e sulla parte, diciamo, del supporto del settore forestale. Microfono, Nicola.
Ok. No. Lo devi attivare. Ok. Pronto? Io lo vedo ancora disattivato, spero mi senti. Sì, no, è attivo, attivo. Ok. E dicevo grazie innanzitutto e buonasera a tutti, grazie per l'opportunità. Io sono referente CREA per il sottoprogetto AgriDigit Selvicoltura. Si tratta di un progetto che ha l'obiettivo di sviluppare, testare, trasferire metodi, strumenti e tecnologie innovative per una più precisa conoscenza del patrimonio forestale nazionale e in parallelo anche favorire lo sviluppo delle diverse filiere produttive. Io mi occupo di geostatistica per il settore forestale e quindi della possibilità di integrare i dati collezionati su punti collocati sul territorio forestale appunto con informazioni telerilevate. E tradizionalmente questi dati vengono acquisiti usando sensori montati su piattaforme satellitari o aeree e per quanto riguarda invece le informazioni a terra possono essere queste raccolte sia con metodi analogici, quindi tradizionalmente con degli strumenti come cavalletti o metri oppure con strumenti appunto innovativi quali il laser scanner terrestre di cui anche il progetto AgriDigit Selvicoltura si occupa. L'obiettivo complessivo di queste tecniche è quello di ottenere informazioni spaziali su ampie superfici, come ad esempio in questa immagine la rappresentazione della mappa del volume legnoso o della biomassa legnosa. Diciamo che sistemi aerei a pilotaggio remoto, già ormai citati da tutti i miei colleghi prima di me, hanno aperto la strada a un modo nuovo di fare rilievi in ambito forestale, di fatto aumentando fortemente la qualità del dettaglio, ovviamente ad un costo, e cioè quello della dimensione spaziale indagata, che risulta evidentemente minore quando si utilizzano i droni invece che piattaforme aeree o satellitari. Nel nostro settore, nel settore forestale, quando si parla di sistemi aerei a pilotaggio remoto, si parla sostanzialmente di due tipi di vettori principali. Abbiamo i droni a elica come questo ragnetto, diciamo, che vediamo qua sulla destra, un ottocottero, o droni ad ala fissa. La differenza tra i due consiste nel fatto che i droni ad ala fissa necessitano di zone di decollo e atterraggio più ampie rispetto ai droni ad elica, ma hanno il vantaggio di riuscire a coprire superfici più ampie con un solo volo. Oggi è in commercio un drone ad ala fissa, ma a decollo verticale, che di fatto unisce i vantaggi dei due vettori. Questo, diciamo, è un po' anche stato recentemente utilizzato in alcune applicazioni all'interno del progetto AgriDigit, anche se all'inizio, in fase di realizzazione del progetto, di ideazione del progetto, questi strumenti non erano disponibili. La sensoristica è già stata, diciamo, descritta dai miei colleghi in precedenza e sostanzialmente si può applicare sia a questi sistemi la stessa sensoristica che poi si utilizza per i sistemi aerei. La problematica della tecnologia in questo caso evidentemente è quella di riuscire a sviluppare prodotti perfettamente funzionanti ma a una scala molto molto ridotta, quindi micro, in modo tale da essere trasportati appunto dai dispositivi aerei. E nel settore forestale principalmente abbiamo sensori ottici multispettrali che permettono, analogamente a quanto ad esempio il collega di viticoltura ha mostrato, rappresentazioni bidimensionali del territorio di interesse, ma anche sensoristiche laser per la ricostruzione tridimensionale degli ambienti forestali.
Attualmente questi strumenti sono utilizzati per finalità di controllo e di protezione, come ad esempio supporto alle attività forestali per l'antincendio boschivo, oppure per supportare la gestione forestale nella redazione dei piani di gestione previsti dalla normativa, ma anche per il monitoraggio a fini ambientali e o produttivi. Grazie alla sensoristica montata nei droni, poi è possibile quindi svolgere azioni di supporto alla pianificazione forestale. Qui a sinistra ho riportato un esempio di piantagioni di pioppo che sono oggetto di un progetto specifico con Regione Lombardia, il Precision Pop, monitorate tramite drone con sensoristica multispettrale, utili, sono informazioni utili a evidenziare l'insorgenza, nel caso specifico, di disfunzione a livello di chioma e in seguito, ad esempio, a stress che il popolamento può subire, sia a causa di carenze idriche, ma soprattutto in questo caso da attacco di patogeni. E montando poi una tradizionale RGB sul nostro drone, è possibile anche utilizzando tecniche fotogrammetriche derivare dati tridimensionali dei popolamenti forestali per ottenere ad esempio informazioni sulla quantità di volume, di biomassa legnosa e quindi anche di arrivare a delle stime molto valide di carbonio che le foreste riescono a stoccare. E, come visto anche in altre applicazioni più agrarie, montando un sensore micro LIDAR è possibile ampliare e migliorare l'informazione tridimensionale rispetto a quella che è possibile ottenere dalla fotogrammetria, arrivando anche agli strati di bosco che si trovano, diciamo, sotto la chioma dominante. E con questo tipo di applicazioni, devo dire, siamo agli albori, però ci sono già le prime prove anche sperimentali. Quindi, in termini operativi, i sistemi aerei a pilotaggio remoto possono risultare sicuramente utili alla gestione forestale su una scala, su un livello aziendale che quindi va da centinaio di ettari fino ai 500, ma anche 1000 ettari. E per il settore forestale, come ad esempio nel caso di valutazione di fenomeni, una valutazione puntuale appunto di fenomeni quali tagli boschivi o danni prodotti da eventi climatici avversi, che ad esempio ho riportato un'immagine dei danni provocati dalla tempesta Vaia nel 2018 in una porzione di azienda in Trentino. Alla stessa scala, le informazioni da drone aereo possono sicuramente risultare molto utili e in parte l'abbiamo visto anche in altre presentazioni per il monitoraggio, ad esempio, dell'erosione dei suoli, anche direi e soprattutto in zone di difficile accesso, e come pure per la valutazione dello stato della rinnovazione naturale, e quindi anche in un'ottica di conservazione, e della classificazione anche delle specie forestali, soprattutto riuscendo a integrare ai sistemi di pilotaggio remoto delle camere iperspettrali, cosa che questa attualmente rappresenta una piccola frontiera tecnologica ancora da raggiungere in pieno. Anche qui ci sono delle primissime esperienze in merito. Io vi ringrazio e ho concluso. Grazie. Grazie. Grazie, grazie della sua presentazione. È molto affascinante parlare di foreste, parlare di legno. Tra l'altro, come anticipavamo prima, siamo tutti sotto questo grande progetto delle Nazioni Unite come obiettivi ONU, dove alcuni obiettivi sono proprio dedicati alla tutela delle foreste e a quella che è la rimpiantumazione. Quindi sentire parlare lei di tecnologia legata a foreste e legno è sempre un'emozione. Quindi, tra l'altro, come vi anticipavo, sono connessi anche dall'altra parte del mondo, dall'Africa, dove per loro la foresta ha un significato particolare ed è quasi il loro quotidiano rispetto a noi. E quindi grazie, nel senso che è stata una spiegazione sia tecnica ma anche esperienziale. Quindi proseguiamo e ci ha lasciato, ognuno di voi ci lascia comunque una conoscenza, ma anche ci consente di
come si dicevamo, alzare lo sguardo, no, verso l'alto e immaginarci anche quella che è la vostra attività. Complimenti. E visto che siamo in una giornata di prevalenza relatori uomini, sono onorata della presenza di due donne autorevoli che rappresentano quindi le pari opportunità, no? E dopo queste presentazioni molto interessanti e questa presenza tra l'altro assidua di tutti, come moderatore ho anche il compito di diciamo stemperare un po' la giornata della dissemination. Quindi io ringrazio la presenza della dottoressa Federica Mastracci, Telespazio, e della dottoressa Roberta Bruno di Egeos, che insieme faranno una presentazione congiunta legata come tematica all'uso dei droni nei servizi operativi per identificazione di infestanti e patogeni. A voi la parola. Sì, grazie professoressa, buongiorno, spero mi sentiate. Sì? Sì, perfetto. Allora, ecco, diciamo, grazie anche per sottolineare il tema gender. Comunque, un'altra novità forse che portiamo, la sottoscritta e Roberta, è un approccio industriale, no? Abbiamo visto tantissime interessantissime applicazioni e risultati di attività di ricerca, e noi, essendo un'azienda, Telespazio e la sua controllata Egeos, attive nel settore spaziale, in particolare della geoinformazione e delle altre tecnologie satellitari, abbiamo il compito poi di rendere operative, no? Queste innovazioni, e quindi mi sembra proprio, come dire, assolutamente calzante proprio anche nel momento sequenziale in cui capita la nostra presentazione. Allora, Telespazio nel mondo dei droni, venendo dall'applicazione delle tecnologie satellitari per la geoinformazione, ha provato a mettere in piedi una piattaforma digitale, una metodologia che scalasse su grandi estensioni e su servizi operativi massivi, ripetibili per i nostri clienti di business e istituzionali, l'uso della tecnologia dei droni, quindi su grande scala, un po' avvicinando il drone al satellite con utilizzo. In particolare in agricoltura, e ve le andremo a illustrare molto rapidamente, abbiamo oggi attivi due servizi operativi. Uno si chiama GeoAdventis e consente di localizzare per sua estirpazione alcuni infestanti. In particolare lo stiamo utilizzando in Francia in modo operativo da 3 anni per la datura, o meglio nota come stramonio. E l'altro è un'attività, la seconda la presenterà la dottoressa Bruno, il monitoraggio dello stato di salute nelle fasce di contenimento dovuto alla xylella in Puglia, attività che stiamo svolgendo per Agea. Andiamo subito a vedere cosa stiamo facendo nel campo appunto di questi servizi per localizzare la datura in campi di diverse tipologie di colture. In particolare siamo attivi sul mais, ma non solo, e come vedete da questi semplici esempi, lo sviluppo dell'algoritmica di intelligenza artificiale per arrivare a identificare l'infestante in ciascuna di queste situazioni diverse è davvero il valore aggiunto che abbiamo messo in questo servizio. Insieme però, ci tengo a sottolinearlo, alla capacità di consentire dall'uso del drone, che tipicamente è un uso che si fa su piccole aree, un uso scalato su grandi estensioni territoriali. Come funziona il nostro servizio? E questo è valido per tutte le sue applicazioni. Noi all'inizio, in tempi ancora di non utilizzo, il servizio è attivo da aprile-maggio fino a ottobre ogni anno, quindi in tempi ancora prima del servizio noi carichiamo sul sistema tutti i campi che, come vedrete, sono sparsi praticamente su una grande quantità di area francese, che quell'anno costituiscono i nostri clienti tramite le cooperative che poi vendono questi servizi ai grandi food producer. Vengono schedulate tramite il nostro sistema le missioni che vengono svolte da un drone operator esterno o da più drone operator che mettono a disposizione tanti droni, e vengono schedulate i survey sui singoli campi, assegnati piloti e droni su un'organizzazione mensile. Dopodiché vengono definiti i mission plan di dettaglio, il drone vola, acquisisce, il dato viene
scaricato nelle nostre piattaforme digitali, in particolare Kleos, che è il nostro sistema cloud-based di processing, e viene generata la mappa di localizzazione della datura, che viene poi resa accessibile in meno di 3 giorni dall'acquisizione su mobile app disponibile al coltivatore. Ecco, questo è alla fine del servizio quello che l'agricoltore riceve sul suo cellulare, ovviamente abbinato al suo posizionamento. Lui può andare o con mezzi meccanici o a piedi, a seconda della situazione, a estirpare la datura che viene localizzata con precisione metrica. Questi sono i numeri della campagna di quest'anno, quindi abbiamo diciamo erogato il servizio su circa 20.000 ettari, sparsi ovviamente su diversi territori, non sono 20.000 ettari continui. Abbiamo una performance media oggi di 70-100 ettari al giorno per drone. Ci è capitato di gestire fino a 15 droni al giorno, ovviamente in diverse aree, ovviamente ognuno col suo pilota, perché oggi, sapete bene, la normativa non consente il volo autonomo, ma ovviamente noi attendere stiamo predisponendo questa tecnologia per poter gestire veramente in modo totalmente remotizzato questi droni. E come abbiamo detto, il Service Level Agreement prevede che noi entro 3 giorni dall'acquisizione forniamo il dato all'agricoltore, che può poi agire sul proprio campo. Ecco, questo è, sono stata super rapida perché avevo l'angoscia di sfodare il tempo, comunque è quello che facciamo, è proprio appunto in quest'ottica di portare il drone vicino all'uso che si fa del satellite, quindi grandi aree, grandi operatività e utilizzabilità realmente per usi nei workflow operativi dei nostri clienti, però mantenendo tutti i vantaggi del drone, che sono quelli già evidenziati dai colleghi che mi hanno preceduto, e cioè una grande varietà di sensoristica e di flessibilità del monitoraggio e dell'utilizzo rispetto sicuramente al satellite, che fornisce dati di grandissima estensione, sicuramente già più standardizzati, ma che comunque passa, diciamo, non sempre quando è necessario. Ora lascio la parola a Roberta, che vi presenterà diciamo, l'esperienza che stiamo facendo sulla Xylella. Quindi ecco qui. Buongiorno, buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Ok, allora. Ok, dovreste vedere la presentazione. Vedete correttamente? Sì. Ah, ok, perfetto. Bene, allora, quindi come vi diceva la collega Federica Mastracci, noi ci siamo occupati dello studio del problema della Xylella, che immagino purtroppo sappiamo tutti che è un problema davvero molto grave, che sta interessando la parte, diciamo, a sud dell'Italia, in particolare in Puglia. E la Xylella è un batterio che vive e si riproduce all'interno dell'apparato conduttore della linfa grezza delle piante. È un batterio che si, diciamo, che passa da una pianta all'altra tramite un insetto vettore che appunto si posa sulla pianta e trasferisce questo batterio. L'occlusione dei vasi provoca quindi una, diciamo, rende irregolare il flusso linfatico dalle radici all'apparato aereo, e di conseguenza secca delle parti della pianta via via sempre più grande, fino anche a portare alla morte della pianta. Quindi quello che ci siamo, diciamo, in linea con il piano d'azione del progetto AGEA, diciamo, il nostro obiettivo era quello di monitorare l'impatto della, diciamo, della Xylella sulle piante, ma in generale andare ad analizzare in maniera locale, puntuale e precisa, grazie all'utilizzo dei droni, se si può rilevare un effetto e quindi un sintomo precoce della Xylella sugli ulivi. E ovviamente prima che l'ulivo sia morto, diciamo, definitivamente, o che venga, insomma, che l'infezione si diffonda irreversibilmente. E quindi appunto l'utilizzo del drone è molto importante, perché ci permette di analizzare, diciamo, relativamente zone vaste, comunque rispetto ai rilievi in campo, ma ad avere una precisione molto molto più elevata rispetto a un dato satellitare.
Qua ci siamo concentrati, vi dicevamo, nelle zone cuscinetto. La Puglia è stata divisa in delle zone di affezione della malattia. C'è una zona infetta che ormai è la zona purtroppo a sud del Salento, quindi diciamo la zona del Salento, quindi a sud della Puglia, una zona di ex contenimento, una zona di contenimento e una zona cuscinetto, dove in realtà ancora non c'è un'evidenza molto molto grande della malattia, ma ci sono diversi focolai. Quindi noi ci siamo concentrati in questa zona proprio perché l'idea è quella di andare ad individuare degli inizi di malattia. Quindi al drone operator sono stati affidati i seguenti task, ovvero quello di eseguire il rilievo, quindi effettivamente pilotare il drone ed eseguire i rilievi ed acquisire l'immagine, e poi un preprocessamento delle immagini che poi noi abbiamo ricevuto tramite questa piattaforma di cui parlava Federica in precedenza, ovvero Cleos. Abbiamo analizzato, diciamo non analizzato, ma abbiamo compiuto, diciamo, degli step importanti per l'analisi finale, e quindi poi appunto abbiamo ottenuto una mappa. Qua vediamo, diciamo, veramente in breve il workflow per l'estrazione degli olivi malati. Ovviamente qua tengo a precisare che quello che noi abbiamo cercato è quella di un sintomo, quindi di individuare una probabilità che la pianta sia affetta da una sindrome da essiccamento, che ovviamente è tipica della xylella. Abbiamo utilizzato, non ho detto in precedenza, delle immagini da drone, un drone multispettrale, quindi sicuramente appunto le bande RGB, il Red Edge e il NIR, quindi il vicino infrarosso. Queste cinque bande sono appunto importanti, soprattutto il NIR, per capire insomma alcune caratteristiche importanti dello stato di salute. Quindi, una volta che sono state acquisite le immagini preprocessate, diciamo, lato nostro abbiamo addestrato una rete di intelligenza artificiale per riconoscere su ogni immagine le chiome degli olivi. Quindi prima di tutto sono stati individuati tutti gli alberi di olivo presenti all'interno dell'immagine, quindi sono state diciamo scontornate, delineate e localizzate le chiome. Una volta fatto questo, si è fatta un'analisi spettrale delle immagini acquisite da drone, quindi si sono andate ad analizzare le informazioni contenute in ogni banda dell'immagine da drone e si è fatta una classificazione semi-automatica per individuare all'interno della chioma delle feature. Adesso andremo a vedere. Allora, qui è un esempio di risultato dell'estrazione. Come vedete ci sono tante chiome di olivo e il contorno è diciamo appunto l'estrazione delle chiome proprio derivante dalla rete di intelligenza artificiale in modo assolutamente automatico, il che insomma è alquanto importante per risparmiare appunto tempo. E questa è l'analisi che vi dicevo, ovvero all'interno di ogni chioma, che quindi è stata individuata con la rete di intelligenza artificiale, si sono individuate le parti caratteristiche dal punto di vista tematico. In questo caso le quattro macroclassi erano la vegetazione secca, la vegetazione sana, il terreno e le ombre. Vegetazione secca che appunto in questo caso potremmo ricondurre ad un sintomo di xylella. Successivamente, una volta che si è estrapolata le zone di vegetazione secca, si sono fatte delle analisi geometriche, ok? Delle analisi geometriche su queste feature all'interno delle chiome. Ed infine si è estratto un layer che noi abbiamo chiamato una mappa di probabilità di sindrome da essiccamento, probabilmente da xylella, che è una mappa che contiene 5 classi di probabilità, da molto alta a molto bassa, che la pianta appunto sia affetta da questa sindrome da essiccamento. Qua possiamo vedere effettivamente delle zone, vedete in basso a destra in rosso, quindi una probabilità molto alta che la pianta sia effettivamente affetta da questa sindrome da essiccamento, quindi riusciamo proprio a localizzare all'interno della chioma
le zone che sono state colpite da, da questo essiccamento. Quindi abbiamo una probabilità molto alta, cioè noi riusciamo anche a dire in maniera automatica quanto, diciamo, quanto è affidabile la nostra detection, e quindi molto, molto alta, e di qua invece vediamo in alto a sinistra media e alta. Questa infine è diciamo, la mappa finale, diciamo, la restituzione vettoriale che noi consegniamo, diciamo, ai nostri clienti, quindi una mappa, quindi già ho referenziato ovviamente, di tutti gli alberi che sono stati considerati, diciamo, che sono risultati sani dall'analisi, e poi ovviamente anche la localizzazione degli alberi che invece hanno una probabilità da molto alta a molto bassa di essere affetti da sindrome da essiccamento. E ovviamente sempre siamo in continuo studio per raffinare le tecniche, ma insomma, ecco, questi sono dei risultati sicuramente che spingono ad approfondire questo tema molto importante e molto anche molto delicato, molto davvero che ha bisogno di tanto studio. Assolutamente, grazie, 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 tra l'altro proseguiremo con i relatori e ci sarà in conclusione, alla termine della parte degli interventi tecnici, anche un intervento da parte di Cassa Empaia. Tra l'altro ringrazio il presidente Lattarullo, che so che è già collegato, per anche approfondire, perché la vostra tematica è il mettere a terra, come dicevate, no? L'idea di questa progettualità, però poi portata nel mondo impresa, ma portata alla risoluzione dei problemi, va a definire quello che poi è l'ecosistema, no? Che oggi rappresentiamo, perché ognuno di noi, dicevo proprio poco fa, rappresenta un tassello di un puzzle, e quindi poi la messa a terra del progetto, lo scendere in campo anche nelle imprese o come imprese, è necessario per andare anche a dare autorevolezza a quello che è stato creato nella tecnologia. E quindi tutte queste parti, ognuna, chi nella fase embrionale, chi nel durante o nel proseguo, sono fondamentali per il successo poi dell'innovazione. E ringrazio le relatrici donne per aver rappresentato questa, in maniera veramente eccellente ed egregia, questa parte di innovazione e di questa giornata di webinar del CREA, sperando che questa sia un'occasione di conoscenza, ma che possa essere un punto di partenza e non un punto di arrivo, ma un punto di partenza per la creazione. Magari lancio questa proposta al direttore, a Corrado Costa, e a tutti voi, perché possa diventare magari un tavolo di confronto permanente nella condivisione, perché poi sono le persone che fanno la differenza. Quindi il grande cambiamento, che tra l'altro stiamo per introdurre anche il prossimo relatore, che è l'avvocato Di Tommasi, che è Pierluigi, che ringrazio di essere qui tra noi, e parlavo proprio del grande cambiamento, perché andiamo a trattare quella che è la certificazione del dato, e quindi la certificazione legale del dato, e quello che oggi si sente quotidianamente come termine di tendenza, che può essere quello legato al mondo della blockchain. Allora, ecco perché dicevo, tutti insieme uniti nell'affrontare questo grande cambiamento, che non deve essere vissuto come un mostro gigante, ma come un linguaggio comune per tutti. Quindi passo la parola all'avvocato Di Tommasi, proprio per la certificazione legale del dato, che è una tematica molto di moda in questo momento, ma di cui pochi hanno la soluzione. A lei la parola, grazie. Grazie di essere qui. Spero che mi sentate. Sì, sì, sì. Ok, grazie. Grazie alla professoressa Mazza, grazie a CREA, al dottor Costa. E vi ringrazio davvero, perché quello che state facendo, quello che ho ascoltato, è molto, oltre che essere molto interessante, è affascinante, è bellissimo, nonché utile, soprattutto utile. E quindi mi appassiona molto questo incontro, e quindi vi ringrazio di cuore di avermi invitato. Certificazione legale del dato, che è strettamente correlata con la gestione del dato stesso, che poi è il filo conduttore anche di questo incontro, perché voi producete una mole di dati molto importante, che vanno gestiti.
Il primo passo in avanti l'ha fatto l'Europa con una risoluzione del Parlamento europeo del 2017 riconoscendo la validità legale di dati inseriti in un registro distribuito. Di seguito l'Italia con il decreto semplificazione del 2019 ha riconosciuto la validità legale, quindi una sorta di rivoluzione copernicana per il trattamento del dato che avviene in un registro distribuito e quindi il dato acquista validità legale anche se non è questa validità legale certificata da un singolo ente. Quindi è la caratteristica della gestione del dato che riesce a dotarlo della certificazione legale. Questo che rilevanza pratica infinita. Dati certificati legalmente, specialmente nella filiera che è oggetto di questo incontro, dalla produzione, alla trasformazione, trasporto, vendita e acquisto, riesce a dare la verità di tutto ciò che accade. Una verità inconfutabile, perché la blockchain, come sicuramente saprete, riesce a iscrivere il dato nella roccia, renderlo immutabile e definitivo per sempre. Quindi tutto questo può contribuire a migliorare ogni aspetto della supply chain, della filiera che ci interessa. Quindi azzerando il contenzioso, azzerando l'errore umano, azzerando qualsiasi elemento di disturbo che normalmente è presente in qualsiasi filiera, in particolar modo anche in quella agroalimentare. E altro aspetto, quello della sicurezza, la sicurezza del dato. Ormai in ogni processo produttivo, industriale, ma anche personale, non siamo più singoli individui, singole industrie, singole filiere, siamo individui, industrie, filiere con i propri dati e i propri dati sono anche oggetto degli attacchi dei malintenzionati in tutti i settori e anche in questo. Quindi la blockchain riesce a creare un recinto di protezione dei dati sufficientemente elevato a proteggerli da qualsiasi attacco. Ovviamente devo dire che anche per la società che in questa sede rappresento, che è la Innovation, abbiamo realizzato un meta motore, una meta blockchain che riesce anche a superare tutti quei problemi di scalabilità, di velocità delle blockchain attualmente esistenti e che hanno messo in dubbio la realizzazione dei casi pratici. Perché problemi di velocità, di scalabilità? Una blockchain classica come Bitcoin, Ethereum o altre ha dei tempi molto elevati, inerziali nella registrazione del dato nella pietra, nel blocco che lo rende immutabile. Un esempio, una derrata alimentare non può essere registrata dopo 4 giorni. Ovviamente si perderebbe l'utilità di una registrazione di questo tipo. Il metamotore che invece abbiamo realizzato consente in tempi brevissimi, in secondi, di registrare istanze simultanee che siano anche dell'ordine di 1 milione di dati. Questo ci consente quindi di eseguire tutti quegli aspetti che sono legati sia alla produzione del prodotto e con tutti gli aspetti, anche quelli relativi alle problematiche nella produzione, come avete ben evidenziato, e così anche nel trasporto, nella trasformazione, fino ad arrivare alla vendita del prodotto. Questi aspetti, e quindi la maggiore scalabilità, una blockchain che non sia energivora, come sicuramente saprete, la blockchain viene gestita attraverso pacchetti hardware molto, molto energivori e in questo senso l'abbiamo resa più green per giungere al risultato. Io credo che
questo sarà il futuro della gestione di ogni dato della filiera, considerando anche poi l'interoperabilità che vi può essere con la creazione di varie blockchain che possono rendere più facile anche l'utilizzo di una intelligenza artificiale. E tutto questo renderà, come dicevo all'inizio, la vita molto più semplice sia agli operatori del settore che alle imprese che operano nel settore e anche a tutti noi, perché in fondo poi i prodotti della terra sono quelli che ci rendono la vita migliore e speriamo che sia così anche con il vostro aiuto e vi ringrazio. Laura, non ti sentiamo, devi attivare il microfono. No, non ancora. Non ancora, glielo potete attivare voi. No. Adesso sì. Ok. Scusate, ma in questo caso la parte tecnica ha deciso di togliermi il volume. Forse è un segnale. No, volevo ringraziare l'avvocato Di Tomassi perché questa apertura verso anche, si parla no, di big data, si parla di blockchain, di certificazione, però poi non si entra mai realmente in quello che è la quotidianità, no? E che può essere la soluzione. Quindi ognuno di voi ci ha portato nella soluzione. Oggi questo webinar organizzato da CREA in seguito a questo progetto AgriDigit, dove appunto c'è questo grande Ministero dell'Agricoltura che fa da ombrello. Ognuno di voi con i propri minuti che ha dedicato, tra l'altro con attenzione, ringrazio perché ognuno è stato attento ai tempi, e ci ha portato a una soluzione che può essere anche apparentemente semplice ma operativa. E questa è la parte sempre meno banale, perché l'idea che ognuno di voi possa avere realmente la competenza per una soluzione messa insieme sia quello che è il vero cambiamento, perché l'innovazione arriva dal cambiamento. Il cambiamento deve essere sì tecnologico, ma anche culturale. E quindi quando vengono a mancare le competenze o le persone che sono in grado di trasferire la conoscenza che è di loro padronanza, allora l'innovazione non ci sarà mai, il grande cambiamento. Ed essendo nella quarta rivoluzione industriale, ognuno di voi ha una responsabilità. Quindi prima di passare la parola agli ultimi relatori, che ringrazio per la pazienza, volevo proprio sottolineare la vostra responsabilità che avete oggi nei confronti del pianeta Terra. Oltre che tra tutti noi, ognuno per le proprie competenze, abbiamo una responsabilità nei confronti del nostro pianeta, che probabilmente a suo modo ha lanciato un grido d'aiuto in un periodo apparente di silenzio legato proprio a quello della tutela non solo dell'ambiente, ma anche la tutela delle persone e la tutela dei dati. Quindi queste parti si intersecano in una maniera quasi perfetta tra di loro. Ecco perché secondo me oggi questo momento di dissemination è un momento di soluzione e non di proposte, ma di qualcosa che c'è e che da voi è stato studiato, analizzato e anche sperimentato con dei test e che quindi manca semplicemente il passaggio di questo testimone per poter attuare questo piano di cambiamento. Quindi grazie davvero perché il messaggio che avete dato, e tra l'altro sto ricevendo i vari commenti dagli ospiti che sono in diretta, è proprio quello: assolutamente un webinar interessante, una tematica innovativa, ma le persone che oggi, e quindi i relatori, stanno trasferendo una conoscenza, ma anche un amore per il cambiamento, quindi grazie. E proseguiamo la nostra tavola rotonda con gli ultimi relatori che hanno avuto la pazienza di
di ascoltare, di essere presenti, e passo la parola al dottor Stefano Fiorillo, agrotecnico, esperto di rilievi mediante sensori multispettrali, 653. Grazie. Ok, allora, attrazioni. Allora, richiedi, non, mi sentite? Buonasera. Sì, sì. Ah, buonasera. Allora, richiedo la possibilità di far partire la mia presentazione. Allora. Segue, ci supporta, quindi piano per darle l'opportunità di condividere, ecco, lo schermo. Ecco, vedete la mia presentazione? Non ancora, ma provate dalla regia a dargli la condivisione dello schermo. Perché poi questo è anche il bello della diretta. Grazie mille, dottoressa Mazzo, davvero molto gentile, sì, in effetti. Adesso, prima mi hanno tolto l'audio per provare a vedere se potevo... Ancora non mi hai condiviso nulla, quindi io non posso ancora mandare in diretta la tua... Ok, allora... Lei, dottor Fiorillo, deve condividere lo schermo, dovrebbe trovare uno slash nella parte sotto del suo schermo. Magari se lo supportate tecnicamente, dovrebbe esserci una condivisione schermo, dovrebbe trovarlo o nella parte... sotto della sua schermata, sul lato destro di solito. Ok, allora vediamo. In alternativa, se me la manda per email, la presento io e lei ci parla sopra, insomma. Allora vediamo, sì, gliela posso mostrare. Allora in basso a destra la condivisione schermo. Ecco, provi a risolvere, provate magari a supportarlo, perché secondo me trova la condivisione schermo. Io nel frattempo ne approfitto, mentre il relatore risolve il problema tecnico, vorrei innanzitutto ringraziare tutte le persone connesse, ma gli organizzatori per aver scelto di approfondire una tematica legata all'agricoltura, ma legata, come dicevamo, all'innovazione, alla ricerca, allo sviluppo, alla sicurezza, ma anche alla formazione, perché la parte droni, l'utilizzo dei droni, in realtà è un nuovo profilo lavorativo. Quindi noi tutti stiamo lavorando, oggi ci stiamo confrontando su sensori, droni, l'utilizzo in un campo che è quello dell'agricoltura e non solo, perché abbiamo visto anche la sicurezza, abbiamo visto la parte del telespazio e altro, ma abbiamo, e mi piacerebbe fare questa riflessione che avremmo fatto a breve, ma non appena il collega risolve il problema, passo la parola al relatore. È una riflessione sul fatto che stiamo dando l'opportunità di un nuovo profilo professionale. I giovani oggi si stanno avvicinando all'utilizzo del drone, al corso per pilotaggio remoto, e sta diventando per loro una professione. Quindi il mondo della ricerca, il mondo dell'innovazione, il mondo dello sviluppo, ma soprattutto, e questo lo dico da economista, una problematica che è una piaga oggi sociale, che è quella lavorativa. Quindi i nostri giovani, e non solamente italiani, ma abbiamo anche l'utilizzo del drone portato in altri paesi europei ed extraeuropei, perché possa diventare una professione, un profilo professionale certificato. E quindi questa parte, rappresentandola come vicepresidente Federformazione, l'Academy, la formazione deve essere sempre accanto all'innovazione, perché oggi le referenti hanno parlato di un progetto messo a terra nelle imprese, abbiamo la richiesta di imprese che hanno la necessità di avere dei piloti droni. Quindi il pilota drone è diventato e diventerà una professione.
lo è già, ci sono gli istruttori, tra l'altro saluto l'ingegner Gullotta che non riesce in questo momento a collegarsi con noi in diretta perché ne sono a fare dei rilievi particolari, tra l'altro per il governo italiano, quindi li salutiamo mentre sono all'utilizzo reale e sul territorio dove non c'è linea. E perché? Perché oggi l'utilizzo del drone in agricoltura, dicevo, e non solo, quindi questa tecnologia è l'opportunità per una collocazione lavorativa. E quindi il vostro mondo, il mondo dell'agricoltura, il mondo della ricerca e dell'innovazione, non è lontano dal mondo lavorativo. E mentre risolvono il problema tecnico, chiedo se è presente, ma credo di sì, il presidente Lattarulo, che ci stava seguendo dall'inizio del nostro webinar. Presidente Lattarulo, mi sente? Sì, eccoci. Voi mi sentite? Eccoci, sì. Solo che non riesco ad attivare la camera, non so perché. Oggi devo dire che questa piattaforma tecnologica... Mi dice video disabilitato dall'amministratore, ma lo dovreste attivare voi forse. Allora probabilmente glielo stanno per attivare, nel frattempo è che la regia mi supporta nell'attivare il video. Allora, per il Lattarulo non posso attivargli io la camera, quindi la deve fare per forza lui. Io non ho i permessi per farlo. Condivisione mi dice viene la condivisione video disabilitata dall'amministratore, mi dice, non so cosa fare. No, allora ha provato a cliccare in alto a destra, ci sta la telecamera proprio. Sì, accanto al microfono, certo. Ok, no. Il microfono me l'ha attivato subito, questo non è partito, non so per quale motivo. Questo non posso aiutarla in questo, cioè non me lo fa fare a me, quindi non ho altre... Provo a scollegarmi, a riprendere se volete, altrimenti vediamo un po'. Allora Presidente, l'aspettiamo mentre facciamo questa prova tecnica. Sì. Nel frattempo... che attendiamo questa parte, diciamo, che è la diretta, il bello della diretta, direbbero i nostri referenti mediatici. E la riflessione oggi è data dalla vostra presenza unita con competenze, come dicevo, trasversali, interprofessionali, ma anche internazionali. Quindi, nell'arrivare, diciamo, alla fase conclusiva di questa giornata, di questo webinar e di questo panel, chiederei al dottor Costa, che ha rappresentato insieme al direttore, a tutti i colleghi e a tutta, tra l'altro a breve passerò anche ai ringraziamenti di tutto lo staff tecnico amministrativo, quale può essere la riflessione interna da parte di CREA per la dissemination di questo messaggio. Dottor Costa. Allora, sicuramente la giornata è stata estremamente proficua. Abbiamo visto da un lato le necessità, quelle che, diciamo, i relatori istituzionali ci hanno posto per quello che riguarda appunto cercare delle soluzioni concrete e direttamente applicabili. Poi siamo passati a quelle che sono un po' le realtà di ricerca, abbiamo fatto una panoramica di alcuni aspetti, chiaramente in un'ora non si riesce ad essere esaustivi, ma sicuramente alcuni aspetti interessanti sono stati toccati, quindi la possibilità di utilizzare dei carrier volanti, abbiamo parlato soprattutto di droni volanti, ma anche terrestri, quindi che consentono di ottenere delle informazioni complesse. Queste informazioni complesse possono essere elaborate in diversa maniera per risolvere delle soluzioni, dei problemi concreti. Siamo passati dalla ricerca, quindi il progetto AgriDigit nel campo agricolo e forestale, a
alle aziende, quindi abbiamo visto Telespazio con applicazioni vendute, vendibili e spendibili e utilizzabili già direttamente, è un esempio, ce ne sono molti. Sarebbe stato bello, non so se Stefano Fiorillo riesce a ricollegarsi, se si è ricollegato, vedere anche altre soluzioni concrete. Per cui la realtà che abbiamo visto oggi è uno spaccato estremamente interessante. La professoressa Mazza ci ha guidato in questo percorso e credo che per chi era collegato è stato sicuramente interessante, ma tra pochi giorni avremo anche il video su YouTube, per cui chi vuole potrà rivederlo o condividere questo video. Quindi secondo lei, dottor Costa, prima che attendiamo i relatori che oggi in una giornata tecnologica, tra l'altro ringrazio tutti per l'impegno e per il supporto soprattutto da parte della regia, perché comunque il supporto tecnico non è mai scontato, soprattutto con queste piattaforme che ogni tanto decidono di fare un po' i capricci. Secondo lei, quindi, attraverso l'utilizzo, cioè, diciamo la caratterizzazione, no, di questo utilizzo dei droni nel settore agricolo, possiamo arrivare ad ottimizzare dei processi di intervento e creare una sostenibilità legata anche a una tracciabilità di prodotti? Per esempio, mi immagino la distribuzione anche di agrofarmaci o la lavorazione o lo svolgimento diretto o indiretto di operazioni che possono anche portare benefici in termini di sicurezza alimentare agli operatori stessi e anche da economista a una riduzione dei costi produttivi, perché la mitigazione dell'impatto ambientale può portare anche a una riduzione dei costi produttivi, che è una delle tematiche oggi particolari, no? E particolari per le aziende di risolvere questa problematica. Sì, sicuramente ci sono alcune tecnologie e servizi già maturi per l'agricoltura, quindi l'agricoltura e anche il settore forestale hanno bisogno di soluzioni che da un lato sicuramente funzionino, dall'altro che siano sostenibili economicamente, come diceva lei professoressa Mazza, ma anche sostenibili da un punto di vista ambientale. Chiaramente uno degli aspetti che abbiamo toccato forse marginalmente è quello dell'agricoltura di precisione, della precision forestry, per cui la riduzione di agrofarmaci, di carburanti, comunque, quindi diciamo avere quelle che sono un utilizzo puntiforme, un utilizzo di precisione di quelli che sono gli input per l'agricoltura. Quindi da questo punto di vista alcune soluzioni già sono pronte, altre sono in fase di sviluppo e lo saranno presto. Ecco che c'è la condivisione di Sky 53 sull'agricoltura del futuro e credo che il nostro relatore si stia per collegare, però nel frattempo tutte queste, tra l'altro, piacevolissime slide e immagini ci portano a immaginarci sicuramente un futuro migliore tecnologico. Quindi è quello che le chiederei in rappresentanza di questa giornata di divulgazione di questo progetto, se secondo voi le risorse a disposizione anche dal punto di vista ministeriale sono sufficienti per affrontare questi cambiamenti o se è necessario andare a richiedere degli strumenti di supporto per quella che è la ricerca, lo sviluppo, ma anche la diciamo divulgazione di questo cambiamento e che è dato dalla digitalizzazione. Sicuramente per quello che riguarda le risorse, chiaramente sono state date a questo progetto risorse importanti che sono un investimento per il futuro della ricerca che porta a un trasferimento, quindi da questo punto di vista è stato fatto dal Ministero assolutamente uno sforzo importante, però chiaramente questi semi che vengono appunto seminati
è necessario che poi vengano continuamente diciamo fatti crescere, per cui con questi eventi di disseminazione e con la realizzazione di altri progetti in condivisione anche con le aziende e con la parte divulgazione e formazione, e questo è il tassello fondamentale per dare un vero frutto a quello che è stato seminato in questi ultimissimi anni, insomma. Sì, credo e condivido che in questo caso, tra l'altro, un grazie al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per aver finanziato questo progetto innovativo in varie parti, perché poi sappiamo che l'AgriDigit fa parte di un progetto più ampio, e l'idea che questi strumenti, questi incentivi possano essere continuativi e anche a disposizione dell'interscambio, perché credo che il cambiamento che possiamo portare tutti noi è quello che oggi, per esempio in questo webinar di divulgazione, esistono varie figure professionali e alcune di loro probabilmente per scelta e non per destino non si sono mai relazionati con alcuni interlocutori perché non è il loro ambito. Invece secondo me queste sono occasioni, queste conferenze, questi webinar, tra l'altro ecco in forma anche digitale, sono dei momenti di riflessione, dei momenti di riflessione che possono portare tutti noi a non fermarci nella condivisione, nella comunicazione, ma soprattutto nel crescere insieme. Buonasera, sono Corazza, sono Fiorillo, sono sguardato da profondo. Scusate i problemi tecnici, ma mi è esplosa la piattaforma Teams e ho avuto questo problema, dottor Costa. Ecco, niente, io non so se ho ancora il tempo eventualmente di... Sì, beh, certo, per una breve presentazione, certo. Grazie, allora io sarò stravelocissimo, provo a vedere se riesco a ricondividere, ma temo veramente che possa riscoppiare tutto, spero di no. La vedete in questo momento la condivisione? In questo momento no. No, però prima l'abbiamo vista, forse anche presentarla a voce, non so, chiaramente le immagini sì, aiutano. Sì. Ma... Perfetto, allora niente, allora intanto ringrazio tanto per la partecipazione a questo webinar molto interessante e ringrazio il CREA, Federico Pallottino e lei, dottor Costa, per averci dato questa opportunità. Io rappresento la Sky 53 che collabora con diverse realtà appunto in Italia e in Svizzera, dove abbiamo creato una seconda nostra sede e dove attualmente stiamo lavorando su applicazioni specialistiche in viticoltura di precisione, su quello che è proprio la distribuzione. Soprattutto di sostanze. Paese in cui a livello normativo è stato rettificata la possibilità di utilizzare prodotti fitofarmaci anche con i droni e quindi utilizziamo queste macchine proprio per essere attivi in questo paese, però ci auguriamo che chiaramente in futuro la nuova PAC possa anche aprirsi in più a livello diciamo di normativa. Collaboriamo in Italia con il registro navale italiano, con il centro di saggio Sagea, con il quale sviluppiamo dei progetti di ricerca di sviluppo di nuove tecnologie sperimentali in campo. La finalità del nostro progetto oggi è quello di diciamo sviluppare e massimizzare quelli che possono essere il concetto di resa in agricoltura e portare a livelli qualitativi superiori i nostri prodotti. Per questa tipologia di attività il nostro operato si distingue in due parti che sono appunto la diagnostica e la distribuzione. Nel settore diagnostico quindi noi proponiamo quelli che sono analisi multispettrali lavorando con ed essendo diciamo rivenditori per l'Italia di Sentera, che è un'azienda che si occupa di diciamo produzione di sensoristica in campo multispettrale, e noi diciamo customizziamo
quindi i prodotti del settore di DJI, che è leader a livello mondiale di droni. Customizziamo i droni del DJI per installare i sensori della Sentera. Le mappe che noi andiamo quindi ad estrarre sono mappe che ci danno le più famose, che sono già state introdotte dal dottor Di Gennaro in viticoltura, mappe di vigore, mappe di approfondimento su quelli che sono gli algoritmi più importanti e più studiati al mondo, come per esempio l'NDVI. Il nostro processo quindi è un processo ciclico di osservazione, di interpretazione dei dati, di validazione degli stessi di conseguenza andare a intraprendere delle azioni a causa effetto e chiudendo quello che è il cosiddetto ciclo di lavorazione causa effetto. Questo è fondamentale per noi per poterci migliorare in quello che sono i nostri servizi che stiamo svolgendo qua in Svizzera, ma vorremmo anche appunto ampliare sempre di più anche in territorio nazionale. Oltretutto i nuovi sensori di Sentera stanno svolgendosi anche in quelli che sono sensoristica termica, implementando quindi imager termici. Avrei voluto portare degli esempi in cui ci occupavamo anche di applicazioni ulteriori, come potrebbero essere l'utilizzo, come era stato specificato, e la rivalutazione delle sensoristica RGB, in cui abbiamo sfruttato queste lunghezze ottiche più semplici e quindi più adattabili a quelli che sono i droni leggeri, per quanto riguarda per esempio l'individuazione e la conta degli alberi, per esempio, oppure andando anche in quello che è per esempio lo sviluppo di linee importanti per la progettazione di parchi urbani e quindi l'estrapolazione di quelli che sono l'orto mosaici e non solo, ma la vettorializzazione di questi prodotti, che sono sempre più importanti. I droni comunque che noi utilizziamo si adattano sicuramente meglio nel settore della distribuzione, si adattano meglio a lavorare in condizioni difficili, sicuramente in quello che è il cosiddetto della viticoltura eroica. Stiamo avendo successo nella stagione 2021 qua in Svizzera, che abbiamo appunto utilizzato queste macchine con il protocollo sia biologico che il protocollo convenzionale. Macchine che sfruttano impianti idraulici peristaltici, quindi adatte a distribuire anche sostanze abbastanza difficili, come per esempio polveri di roccia o prodotti naturali che sempre più stanno prendendo piede e sempre più magari sono costituiti da oli essenziali, quindi di difficile distribuzione. Ecco, questo è un pochettino il nostro operato e io avrei concluso ringraziandovi ancora, mi scuso ancora per i disguidi tecnici che ci sono stati prima, ma non so se con la piattaforma Team c'è stato probabilmente un problemino, e ringrazio ancora appunto per la partecipazione e ringrazio la dottoressa Mazza. Grazie, no, e tra l'altro oggi credo che ci siano proprio dei problemi sulla piattaforma, quindi ringrazio per la pazienza, perché poi quando uno è relatore ci sono momenti di panico, però è una giornata in cui le piattaforme probabilmente sono maggiormente utilizzate, quindi veramente grazie a tutti per la sopportazione di queste difficoltà. E poi tra l'altro sorridevo perché quest'oggi anch'io sto coordinando il webinar a distanza e sono a confine svizzero, quindi siamo quasi vicini. Ah. E allora abbiamo anche la problematica della neve e non solo quella della piattaforma. Grazie, è stato molto interessante. Come dicevo, questo momento è un momento di partenza e quindi l'idea poi da parte del dottor Costa, del direttore e di tutti i colleghi, e quindi è quello di ricontattarvi per creare un gruppo di lavoro che possa andare avanti anche nella divulgazione, ma anche nel confronto. Ringrazio per essere
ancora presenti e passo la parola al nostro presidente Lazzarulo Cassaimpaia per un saluto, per le conclusioni e per darci un messaggio da parte della Cassaimpaia e della gestione separata dei periti agrari. Presidente Lazzarulo, ci sente? Sì, sì, voi mi sentite molto, io vi sento molto bene, vi vedo pure, purtroppo non mi vedete, ma c'è questo problema tecnico che mi sembra non dipende da me, ma come dicevi tu, dalle problematiche tecniche che si sono venute a creare, magari capita. E grazie Laura, grazie dell'invito, probabilmente potrebbe sembrare un po' scollegato al tema, in realtà invece io ho accolto con piacere questo tuo invito, e grazie agli organizzatori, al CREA, che di cui ho il piacevole contatto e conoscenza, del dottor Costa e anche poi dell'ingegner Gullot. E avete fatto un webinar, io vi ho seguito per la gran parte, fortunatamente mi sono trovato nella parte tecnica, che è quella che poi, a parte i saluti e convenevoli iniziali, devo dire mi ha interessato e mi ha veramente colpito per quanto riguarda il livello di tecnica e di ingegneria applicata ai rilievi nel mondo dell'ambiente e dell'agricoltura e di quello che ne deriva chiaramente dai risultati tecnici che si vanno a incrociare con la nostra categoria professionale e che chiaramente guarda quelli che sono i modelli di sviluppo legati al profilo professionale, ai nuovi profili professionali che abbiano comunque di quella natura tecnica, ingegneristica e di supporto allo sviluppo e alla scienza e alla cura e all'attenzione che serve per migliorare il mondo dell'agricoltura. In questo contesto la nostra categoria, quella dei periti agrari, io mi trovo a rappresentare chiaramente il coordinamento nazionale della cassa della gestione separata dei periti agrari, e ecco, guarda con attenzione, perché noi stiamo sviluppando quelle forme di collaborazione e di sostegno alla formazione professionale e quindi credo che questo livello altamente specialistico legato appunto al mondo del drone, dell'uso del drone nella tutela del territorio, nello sviluppo delle coltivazioni agrarie, e in particolare seguivo con attenzione l'intervento della dottoressa Bruno, quello che mi appartiene più da vicino, essendo pugliese, la ricerca legata alla verifica di quella maledetta disastro che abbiamo della xylella a livello di batterio che ci sta colpendo praticamente, o ha colpito per la gran parte Salento, adesso è più o meno arginato in terra di Bari, confine con la terra di Bari, quindi proprio nella mia zona. E dicevo, quindi questa attenzione ci guarda con interesse e noi chiaramente come cassa a sostegno dei nostri iscritti non possiamo che acquisire queste vostre informazioni, queste linee di indirizzo e come dire veicolarle affinché possiamo sviluppare quei profili professionali che vadano a occupare quelle esigenze anche di mercato del lavoro di carattere specialistico che il mondo richiede e che voi egregiamente avete esposto con le varie con i vari riferimenti anche di carattere normativo. Seguivo anche con attenzione l'avvocato Di Tommasi per quanto riguarda appunto il riconoscimento giuridico legato alla validità legale dei dati, quindi avete messo insieme veramente un'esperienza proveniente da vari settori che devo dire farà parte di un bagaglio di attenzione che noi dobbiamo portare anche all'interno della nostra categoria con maggiore attenzione, tenuto conto che già molti dei nostri iscritti operano all'interno delle loro attività già con
questa tipologia di attrezzatura altamente specialistica. Un riferimento particolare è quello, per esempio, che si sta pensando di guardare con attenzione al mondo dei rilievi delle calamità atmosferiche, in particolar modo per quanto riguarda quelle assistite da provvidenze statali, tipo quello delle assicurazioni che operano nel settore appunto delle calamità. Ci sono sempre più frequentemente esigenze di verifica più puntuale e più definite. Quello è un settore sul quale si sta lavorando, molti colleghi so che si stanno organizzando, anche delle compagnie di assicurazione stanno guardando questo tipo di intervento, e quindi molto probabilmente anche quello, che è un settore nel quale i nostri iscritti operano, devo dire, in maniera molto molto con una presenza molto forte, ci sarà possibilità anche di migliorare la presenza anche con degli specialisti all'interno del corpo peritale. Quindi non posso che ringraziare Laura e gli organizzatori per avermi dato questo spazio. Spero di essere stato breve e comunque nei tempi affidati, e chiaramente sono piacevolmente interessato a seguire sempre con attenzione le vostre iniziative. Questo, vi devo fare i complimenti, molto molto interessante. Un saluto a tutti, grazie. Grazie Presidente, grazie Presidente Lataurullo, grazie per innanzitutto fiducia e stima che ci riconosce per i nostri eventi. E devo dire che 10.000 anni fa è avvenuto l'episodio più importante che della storia dell'umanità, che è stata la nascita dell'agricoltura. Oggi stiamo assistendo a questa rivoluzione agricola e anche a questa fase pandemica che ha sconvolto l'intero mondo. E quindi questo evento, questo webinar, devo dire, i complimenti vanno agli organizzatori, vanno alla direzione del CREA, vanno al dottor Costa, a tutti i suoi colleghi, che desidero ringraziare uno per uno, perché siamo di fronte anche a una crescita di popolazione mondiale e ai cambiamenti climatici, all'innovazione, e l'agricoltura sostenibile, secondo me, accanto a anche diciamo la tematica sociale. Una filiera agroalimentare e agroindustriale sostenibile ha l'obiettivo di garantire anche la salute delle persone, migliorare la qualità della vita dei produttori, promuovere lo sviluppo economico solidale e salvaguardare i diritti umani. E quindi favorire noi oggi attraverso la tecnologia, l'innovazione, la ricerca, il cambiamento, ma voi come persone abbiamo cercato di favorire quello che può essere uno sviluppo anche tecnologico, agricolo, rurale, per portare all'obiettivo che dicevamo, che è quello dell'equità, diciamo equità sociale e agricola. E quindi oggi, parallelamente alle tematiche interessanti, relatori creati diciamo ad hoc per risolvere questo problema tecnologico, che hanno dedicato con passione il loro tempo, i loro anni, e oggi abbiamo dato i primi principi di quella che può essere l'agricoltura italiana d'eccellenza. E quindi mi piaceva concludere ringraziandovi, ma anche unendo quello che sono la tutela dei diritti umani, e quindi una delle problematiche principali, che sono la fame nel mondo, e che può essere risolto attraverso l'agricoltura digitale, dando ai paesi in via di sviluppo delle possibilità, degli strumenti, ma anche la vostra competenza per riuscire a creare un mondo migliore. Quindi passo la parola al dottor Costa per i saluti conclusivi, e vi ringrazio di cuore per aver creduto in questo progetto. Grazie. Allora, io ringrazio tutti coloro che hanno ascoltato, che ci hanno ascoltato, ringrazio chiaramente i relatori sia istituzionali che della ricerca, che delle aziende che hanno voluto e potuto partecipare dando il loro contributo importante. Ringrazio assolutamente la professoressa Mazza che ci ha condotto in questa
esperienza, diciamo, chiamiamola così. Quindi insieme, e vi do l'appuntamento ad una prossima, ad un prossimo webinar. Vediamo se questo gruppo di lavoro potrà continuare e ci sentiremo presto. Intanto vi auguro buon Natale, buon anno a tutti e grazie.